Possiamo cominciare questo convegno che ci preme per molte ragioni. Ci preme per l'impegno con cui è stato programmato, ci preme per la qualità dei contributi, ci preme per l'importanza del tema, ci preme soprattutto perché lo prendiamo come ben augurante per una possibile ripresa delle vicende dell'Istituto, ma non solo dell'Istituto, di tutti noi. E il fatto di riuscire a fare questo incontro in presenza già è qualcosa di un po' nuovo rispetto al passato. Il tema è un tema molto importante, è un tema che in qualche modo si lega anche non direttamente col personaggio principale del nostro convegno, ma con questo edificio che sarebbe poi diventato dei suoi discendenti. Questo edificio che è un po' un ricordo di quel cognome per la storia dell'Istituto, ma non solo dell'Istituto, anche di questa città, tenendo conto del ruolo che credo si possa dire l'Istituto Veneto ha mantenuto negli anni relativamente al legame con Venezia, con i suoi temi e con la materia del suo passato. Materia del suo passato che oggi viene affrontato sotto un risvolto diretto, un risvolto specifico, quello che appunto è alla base del nostro convegno. Avviso subito che per i lavori di oggi c'è un piccolo cambiamento, perché Piero Del Negro non può essere a Venezia a cagione indiretta, non diretta, dei divieti di trasferimento legati al Covid. Invece faremo oggi, se come presumo ci sarà tempo, cioè spostiamo a oggi l'intervento di, vediamo quale è, quello di Wolters, di Wolfgang Wolters, che non potendo comunque essere a Venezia non potrà opporsi allo spostamento. E detto questo, cominciamo subito. Una cosa sola vorrei ancora aggiungere, cioè la connotazione un po' particolare di questo convegno. I nostri convegni in genere sono molto tematici, anche questo è un convegno assolutamente tematico, ha un titolo preciso che condiziona e indirizza tutti i contributi che verranno proposti, il lavoro preparatorio che è stato fatto, ma vorrei aggiungere che la cosa interessante di questo convegno è che il tema è affrontato nelle prospettive più diverse. C'è la politica, ci sono le armi, ci sono le arti, c'è la cultura, c'è soprattutto lo Stato veneziano nei suoi risvolti, nelle sue connotazioni. Questo non è del tutto solito per convegni che siano specialistici. Lo specialismo di questo convegno quindi è uno specialismo non direi affatto marginale, ma più centrato sul tema. Detto questo, ho fatto perdere anche troppo tempo. E allora, seguendo l'ordine dei lavori, do subito la parola a Michela Dal Borgo. Grazie a tutti. Il tema posso leggerlo io, Leonardo Loredan, 1436-1521, biografia di un doge con ottima fama. Prego. Spero di non essere troppo noiosa, perché le biografie, se non sono romanzate, di solito, soprattutto di personaggi storici come ad esempio il Loredan, può essere un po' pesante. Vediamo un po'. Leonardo Loredan nacque il 16 novembre del 1436 e fu il primogenito di Gerolamo, detto dal Barbaro, della parrocchia di San Vitale, e di Donata Donà, di Natale, che era nipote di Pietro, arcivescovo di Candia.
Il Loredan ebbe un solo fratello maschio, Pietro, che era di salute malferma e ancor più di instabile carattere, che si dedicò esclusivamente agli studi di alchimia a Padova, totalmente disinteressandosi alla vita politica. E fu anche per questa ragione che il padre Gerolamo, nel testamento da lui redatto quando era podestà a Padova nel 1474, designò Leonardo come unico esecutore testamentario e unico erede, lasciando al secondogenito Pietro un vitalizio di soli 250 ducati annui. Lo storiografo Andrea Navagero riporta che Loredan, sin dall'infanzia, dimostrò singolare vetustà congiunta con la bontà e con la nobilissima indole d'ingegno. Ricevuta una buona educazione classica, eppur essendo la famiglia una delle più illustri tra le cosiddette case nuove, ma non di floride condizioni finanziarie, fu obbligato quindi a dedicarsi anche a commerci marittimi e terrestri che lo portarono in Levante e in Africa. La leggenda vuole che proprio in Africa un indovino predicesse per lui un felice futuro da principe nella sua patria. Il 16 novembre del 1453 fu approvato in Avogaria di Comun e quindi entrò a far parte del Maggior Consiglio. La sua carriera politica però iniziò solo nel dicembre del 1455, quando fu eletto giudice avvocato dei giudici di petizione. Nel 1461 contrasse matrimonio con Morosina Giustinian di Pancrazio, di un facoltoso ramo di San Moisè, e che morì prima della sua elezione al dogato. Da Morosina ebbe ben 5 figli maschi e 4 figlie femmine. L'amatissimo primogenito procuratore Lorenzo, Gerolamo, che fu l'unico tra l'altro a tramandare il ramo, Alvise, Vincenzo e Bernardo. Le figlie invece furono Donata, Maria, Paola ed Elisabetta. La carriera politica del Loredan si sviluppò quasi totalmente con cariche che praticamente mai lo allontanarono dalla dominante. Nel 1468 diventa console dei mercanti, nel 1471 designato tra gli auditori novi, nel 1473 camerlengo di Comun e nel 1479 provveditore al Sal. Poi nel 1480 fu prescelto quale procuratore, insieme con altri 5 patrizi, per amministrare una cospicua somma di ben 30.000 ducati, che era stata raccolta attraverso delle libere donazioni di devoti dell'immagine della Vergine tra i due santi, poi da destinarsi alla costruzione della chiesa intitolata Santa Maria dei Miracoli a San Lio, nel sestiere di Canareggio, che fu poi fatta con progetto di Pietro Lombardo e figli. Nel 1481 il Loredan fu eletto savio di terraferma, nel 1483 tra gli avogadori di Comun. Nello stesso anno, 1483, fu anche tra i grandi elettori del doge Marco Barbarigo. Tra il 1485 e l'86 fu sempre chiamato come savio del Consiglio. Si allontanò da Venezia solo una volta, quando nell'87 fu eletto alla carica di podestà di Padova, dove si fermò fino al 1489, quando fu richiamato assumendo la carica molto prestigiosa di consigliere dogale. Nel 1490 è ancora savio del Consiglio, nel 91 ancora consigliere dogale e nel 92 ancora savio del Consiglio. Grazie anche alle sue indubbie e riconosciute qualità come fine e persuasivo oratore, imparziale e severo nelle sue esposizioni, che spesso convincevano a quanto dire anche gli oppositori, nel 1492 il Loredan conseguì l'elezione ad una delle cariche più insigni della Repubblica, quelle di procuratore di San Marco de Citra, iniziando quindi una carriera ai vertici politici. Nel 1493 fu tra i governatori delle entrate e ancora tra il 1495 e il 1505 ininterrottamente savio del Consiglio.
Nella veste di procuratore fu designato dal Doge Barbarigo per negoziare e concludere l'alleanza di mutua difesa del 95 tra Venezia, il Papa Alessandro VI, Massimiliano d'Austria, i regnanti di Spagna in funzione antifrancese per contrastare le operazioni militari in Italia di Carlo VIII. Nell'ottobre dello stesso anno fu dallo stesso Loredan firmato l'accordo per la condotta di Niccolò Orsini, conte di Pitigliano, ai servizi della Repubblica in veste di governatore generale delle milizie terrestri. Nel gennaio del 1497, sempre quale procuratore di San Marco, di concerto con il savio di terraferma Venier, in nome del Doge ratificò la resa della città di Taranto. Nel luglio del 1501 fu designato dal Senato quale podestà di Cremona, carica che però immediatamente rifiutò. Morto nel settembre del 1501 il Doge Barbarigo, proprio il Loredan fu uno dei designati alle elezioni, grazie anche alle influente parentele della famiglia e della moglie, malgrado, come abbiamo già detto, la scarsa entità del patrimonio di famiglia e anche una sua mai personale e attiva partecipazione ad imprese militari sia terrestri che marittime. Iniziate le votazioni il 27 di settembre, il Loredan uscì primo con 27 voti alla sesta mano del primo scrutinio, forse anche grazie, ci si è permessa questa malignità, all'improvvisa morte per obesità del più quotato avversario e più amato del popolo, il ricco procuratore Filippo Tron, figlio del Doge Niccolò. La sua elezione nell'ottobre del 1501 fu pubblicamente annunciata dal procuratore Niccolò Mocenigo e solennizzata come d'obbligo da vari eruditi con numerose orazioni in latino poi date alle stampe. E meno fu festeggiata dal popolo. Pregnante è la testimonianza che su Loredan ci trasmette Marin Sanudo, che ricordiamo però era fraterno amico del primogenito Lorenzo e anche da lui protetto. Testimonianza che però è quasi profetica sui difficili anni che seguiranno, che segneranno e seguiranno il suo dogato. Dice il Sanudo, è di facoltà mediocre, da ducati 30.000, è macilento de carne, tutto spirito, de statura grande, de poca prosperità. Vive con assai regola, è assai colerico, ma savio al governo della Repubblica. Ed sempre in collegio le opinioni sue ed impregadi è state estimate. Questo principe nuovo, entrato nel dogado, trovò la Repubblica nostra in grandi travagli per la guerra turchesca, in la quale siamo già da 3 anni, e lo erario pubblico molto esausto trovò, insieme con la facoltà dei cittadini. Però sua serenità terminò a farne ogni cosa in aiutar questa Repubblica, et in collegio, in pregati et in gran consiglio, parlò e voler far grandi cose, che così è da sperar, perché l'è scritto, mutato duce, mutabitur fortuna, ergo videmibus. I primi anni del suo dogado furono contrassegnati da continui successi. Il territorio veneziano nella terraferma si ampliò con l'annessione dei porti pugliesi, di territori e porti della Romagna, mentre fu rinnovata la pace con il sultano turco Bayezid II, nel 1202-1203, pur con la concessione di Santa Maura e di altri territori, quali Lepanto, Durazzo, Corone e Modone, queste ultime sempre celebrate come gli occhi della Repubblica per la loro strategica posizione. Ma nella dominante covava il malcontento per la sua predilezione e appoggi a favore del primogenito Lorenzo. E nel 1505, sia a San Marco che a San Giacomo di Rialto apparvero dei libelli diffamatori con dipinti e scritti il cui artefice, dice sempre il Sanudo, doveva essere di gran cuore
gran ingegno, ottimo scrittor, buon versificator e degno de pentor. In particolare, sotto un ritratto del doge, compariva la scritta: «Io non me ne curo, purché io ingrassi e il mio fiol Lorenzo». Seguita subito questa scritta dalla minaccia: «El ti sarà tagliata la testa come a Marin Falier, olim principe veneto, pro criminibus decapitato». Ma torniamo alla storia. Nella primavera del 1508 la Serenissima avviò una vittoriosa campagna contro l'imperatore Massimiliano I d'Austria, che assicurò ai suoi territori le città di Trieste, Gorizia e Fiume. Quindi praticamente assurta al massimo potere tra gli stati della penisola, Venezia non poté non attirare invidie, rancori e preoccupazioni delle altre potenze europee e in particolare ovviamente dallo sconfitto Massimiliano I d'Austria, che nel dicembre del 1508 stipulò con Luigi XII di Francia un patto di alleanza, noto appunto come la Lega di Cambrai, apparentemente in funzione antiturca, in realtà antiveneziana. Lega a cui aderirono ben presto, nell'aprile del 1509, Papa Giulio II e, ovviamente, sul suo esempio, Ferdinando il Cattolico di Spagna, l'Inghilterra, l'Ungheria e tra gli stati italiani gli Estensi, Gonzaga e Carlo III, il Duca di Savoia. Nei cupi a momenti drammatici, tragici, anni del conflitto, le vicende e la storia del nostro doge si confondono e si compenetrano con quelle dell'intero Stato veneziano. Impossibile discernere le sue scelte personali con quelle dell'intera classe politica al potere, negli interessi stessi della sopravvivenza dello Stato. In breve rivediamo solo alcuni momenti in cui la personalità del Leonardo emerse quale simbolo del soggettivo orgoglio patriottico a rappresentanza della universalità conferitagli dalla carica. L'ufficiale dichiarazione di guerra fu presentata nell'aprile del 1509 tramite un araldo del re di Francia. A Palazzo Ducale, tale araldo espose le ragioni del suo re, intenzionato a riconquistare quelle terre che la Serenissima, per forza ingiustamente e ingiuriosamente, aveva occupato. Ma il Loredan, fieramente ricordandogli che senza l'appoggio veneziano Luigi XII non avrebbe ora dove nel suo porre il piede in Italia potesse, ribatté che dalla guerra che tu denunziata ci hai, con l'aiuto di nostro Signor Dio ci difenderemo. Ed egli, Luigi XII, avrà lui per vendicatore, o qui o all'inferno, della Lega noi rotta per sua scelleraggine, come ha testimoniato il Bembo. Nell'aprile del 1509 Papa Giulio II lancia la sua scomunica contro Venezia, ma gli animi dei governanti veneziani non si lasciarono intimorire. E il 5 maggio, in una seduta del Maggior Consiglio, fu accolta per acclamazione la proposta del cavaliere Alvise Mocenigo di ordinare all'esercito di varcare l'Adda al grido di «Italia, libertà» sotto lo stendardo di San Marco recante la scritta «Defensio Italie». Ma la tremenda disfatta del 14 maggio ad Agnadello, nella Ghiera d'Adda, conferimento e cattura dello stesso Bartolomeo d'Alviano, paralizzò letteralmente gli entusiasmi. Riferisce il Sanudo che lo stesso doge apparve in assemblea quasi morto e di malavoglia e faceva segni di gran mestizia, mentre in gran consiglio si decideva in tutta fretta di rifortificare Mestre e i luoghi vicini, quali ultimi baluardi per la protezione e la salvezza della dominante. Una spinta decisiva alla riscossa fu portata proprio dal doge in persona, con un appassionato appello l'8 luglio in Maggior Consiglio. Sicuro della fedeltà dei sudditi di terraferma, da Padova fino a Bergamo, e se avessero un poco di spade, taglieranno tutti i francesi e alemanni a pezzi. Il doge giunse ad accusare schiettamente la ricca nobiltà
di non finanziare in modo adeguato le casse dello Stato, perché più interessata al personale interesse economico. Le sue vibranti parole sollecitarono a tal punto l'onore e l'amor patrio, nonché l'obbligo morale per tutti di andare a combattere per la nostra libertà, che l'intero consiglio plaudì e a gran voce gridando «Andemo, andemo!». Pochi giorni dopo, il 13 luglio, lo stesso figlio Lorenzo Loredan propose in Senato un'alleanza con il sovrano turco Bayezid per disorientare proprio i nemici della Lega di Cambrai. Così dice: «Perché non mandiamo noi ora il turco, come proferito esse, ambasciatori per Aita contro questo non pontefice, ma carnefice, d'una crudeltà maestro?». La proposta, che era estremamente provocatoria, ma non priva di fondamento, non fu però recepita dagli organi di governo. Il Doge volle nel frattempo dare un concreto esempio, invitando il 5 settembre i propri figli Alvise e Bernardo, con un seguito di altri 25 patrizi e 100 uomini armati, a proprie spese, a difesa della città di Padova, per respingere l'assalto imperiale, che fu costretto in effetti ad una ritirata verso Vicenza. L'impegno personale della famiglia nel conflitto si rinnovò poi ancora nell'ottobre del 13 e nel novembre del 1514, ma probabilmente più a salvaguardia delle proprietà terriere che vantavano nel Padovano, come ha sottolineato Giuseppe Gullino. Superfluo e forse prolisso in questa sede di biografia dell'Oredan ripercorrere le tappe che portarono alla pace, che fu conclusa, come sappiamo, solo con il Trattato di Bruxelles e con l'entrata vittoriosa a Verona di Andrea Gritti e Giovanni Paolo Gradenigo nel gennaio del 1517, seguita poi dalla restituzione del Friuli da parte di Massimiliano I d'Austria nell'aprile, che riportò praticamente il dominio da terra di Venezia come era prima di Cambrai. Per la Serenissima fu comunque la fine di ulteriori mire espansionistiche terrestri e anche un ridimensionamento del potere nell'Adriatico. Nel frattempo, la salute del Doge, che non fu mai ottimale, andava deteriorandosi. Nel 1514, per una caduta accidentale, restò offeso ad una gamba, ma non smise mai di presidiare ai consigli sovrani. All'inizio del settembre 1517, ormai ottantenne, fu colpito proprio durante una seduta del collegio da certo accidente, quasi specie di apoplessia, che così non poteva più parlare, sempre come riferisce il Marin Sanudo. Dal 14 giugno del 1521 non fu più in grado di presiedere le riunioni di governo, anche a causa di un persistente stato di febbre. Le sue condizioni peggiorarono in fretta. Il 19 giugno gli fu amputato un piede, ormai in cancrena. Il 20 subentrò un abbassamento della vista e l'ingrossamento della lingua. Il 21 ricevette l'estrema unzione con l'assistenza del frate francescano Ludovico da Chioggia, che era il suo padre confessore. Leonardo, quindi, a 84 anni e dopo 28 anni di dogado, si spense nella mattina del 22 giugno, ma la sua morte fu tenuta segreta sino nel pomeriggio dello stesso giorno per volere dei figli. 9 volte suonarono le campane di San Marco e gli arsenalotti giunsero prontamente a Palazzo Ducale, come d'uso, per presidiare il palazzo durante l'interregno. Per come di consuetudine, il corpo fu sottoposto alle pratiche di imbalsamazione, che rivelarono le viscere piene di grasso ed una pietra di color nero nel fegato. Poi la salma, vestita con manto d'oro, berretto ducale, speroni d'oro, spada e toga al fianco, nella mattina del 23 giugno fu traslata nella sala del piovego di Palazzo Ducale. Ma la bara fu subito prontamente chiusa a causa del fetore prodotto da una cattiva imbalsamazione.
Alle pubbliche esequie solenni, l'elogio funebre fu letto dal letterato Andrea Navagero e vi presenziò anche Pietro Bembo, allora abate e segretario del Papa Leone X. Il corteo funebre si avviò poi verso la chiesa di San Giovanni e Paolo, dove il doge fu inumato, in una semplice tomba con lapide di marmo celeste ma senza iscrizione, sopra i gradini dell'altare maggiore, che ora non esiste più. A suo perpetuo ricordo fu innalzato poi nel 1572 e dopo alcune controversie tra gli eredi con i frati della chiesa, un complesso monumento funebre distinto in tre parti, già ben descritto da autorevoli storici dell'arte. Come da prassi di legge, e malgrado il sostanziale suo positivo operato, nei confronti del Loredan fu istituito un processo inquisitoriale, iniziato nel giugno del 1521 con l'elezione dei tre inquisitori sopra il doge defunto. Già durante la sua agonia i figli non avevano avuto alcun riguardo a trasportare mobili e oggetti dall'appartamento dogale alla loro abitazione d'affitto nei vicino al campo dei San Filippo e Giacomo. Fu dunque una lunga e vessata questio, condotta senza esclusione di colpi da entrambe le parti. Fu quasi totalmente Lorenzo ad occuparsene anche per i fratelli, procacciandosi l'aiuto dei più insigni avvocati dell'epoca, anche nella difesa della validità della sua elezione a procuratore di San Marco de Supra, avvenuta nel 1516 con il versamento di 14.000 ducati, che gli fu subito contestata perché in aperta deroga ai dettami della promissione dogale che vietava tale carica ai figli vivente duce. Tra accuse di nepotismo, inadempienze di pagamenti, illeciti guadagni, la vertenza si risolve solo nel maggio del 1523, con la condanna per il Loredan a pagare una multa di ben 2.700 ducati a titolo di transazione e per porre fine definitivamente alle polemiche che avevano proprio diviso l'intero patrizzato veneziano. A nulla valse l'asserzione di aver sovvenzionato le pubbliche casse con ben 90.000 ducati di proprio durante i 20 anni di dogato. Grazie. Grazie Michela per questa relazione così precisa, al tempo stesso sintetica e esauriente, e condotta con un garbo che credo abbia reso molto, dico gradevole, ma comunque molto... Un po' meno noiosa. Diciamo, un po' meno noiosa di quelle che non sono, che non siano le normali biografie di personaggi passati. Bene. Grazie, poi riprenderemo eventualmente la relazione quando alla fine dei lavori ci saranno probabilmente domande, proposte, richieste. Intanto chiederei a Giuseppe Gullino di salire per la sua relazione. Dino ci intratterrà sul tema il doge Leonardo Loredan, la classe politica veneziana e la svolta di Agnadello. Abbiamo un momento cruciale della storia. Bene, allora abbiamo sentito da Michela Dal Borgo le vicende, la biografia del doge. Io mi chiedo scusa se qualche volta ripeterò quello che lei ha già detto, ma non ci siamo sentiti prima. Cosa volete? Manca il tempo, in questo tempo siamo tutti quanti presi da 10.000. Allora, il dogado di Leonardo Loredan fu uno spartiacque.
Egli lo visse per 20 anni, dal 1501 al 21, un periodo che possiamo suddividere in due parti, non proprio uguali, ma abbastanza consistenti per sembrare di esserlo. I primi 8 anni, fino al 14 maggio del 9, cioè fino ad Agnadello, furono splendidi, perché Venezia toccò l'apice della potenza politica ed economica, così come della fioritura artistica. La seconda parte, dal 9 al 21, vide il fulmineo collasso della Serenissima. Un mese dopo la disfatta sull'Adda, Agnadello e sull'Adda, gran parte della terraferma aveva innalzato le insegne imperiali, seguito da 8 anni di un durissimo impegno militare, al cui termine Venezia si riprese gran parte dei territori perduti, ma si sarebbe vista ridimensionata sul piano politico da grande potenza a stato secondario, mentre nel contempo salivano alla ribalta internazionale la Francia, la Spagna e l'impero. La nostra fortuna, di noi dei veneziani, dico, fu che i turchi non ne approfittarono per gettarsi sulla Dalmazia e l'Istria, anzi offrirono aiuto. Ebbene, nell'arco di questa congiuntura, che per Venezia divise due epoche, una fiera della propria forza e perciò risoluta, l'altra difficile e problematica, quale fu il ruolo di Leonardo Loredan? La mia impressione è che tutto sommato sia stato alquanto marginale. Egli non incise sugli eventi, non più di tanto almeno, ma si limitò a registrarli. Non fu, insomma, un Andrea Gritti e neppure, risalendo nel tempo, un Francesco Foscari. Pertanto, se non fosse per lo stupendo ritratto di Giovanni Bellini e del decisivo appello rivolto in maggior consiglio al consiglio del pomeriggio dell'8 luglio, cosa si ricorderebbe del suo apporto politico? Qualcuno potrà osservare che le iniziative di un doge si stemperano e si confondono necessariamente nell'azione delle magistrature che egli era chiamato a presiedere. È vero? Tuttavia non è facile giustificare lo smarrimento, e ne ha accennato prima la Michela, di cui dette prova proprio nei giorni critici seguiti ad Agnadello. Uno sconcerto prolungato e apertamente esibito, che neppure Sanudo, nonostante la manifesta simpatia sempre dimostrata, riuscì a nascondere. Come è noto, finché l'imperialismo, chiamiamolo pur così, della Serenissima, si dispiegò nel Levante, gli stati italiani non trovarono granché da eccepire. I problemi sorsero quando la Repubblica cominciò in Italia a espandersi fuori delle terre venete, in Lombardia, in Romagna, in Puglia. Sempre più forti allora si levarono le proteste contro la sua superbia, la prepotenza, l'ambizione. Si tenga presente l'invettiva lanciata nel 1461 da Pio II contro di loro. Vogliono apparire cristiani di fronte al mondo, mentre in realtà non pensano mai a Dio e, a eccezione dello Stato, che considerano una divinità, essi non hanno nulla di sacro né di santo. Per un veneziano è giusto ciò che è buono per lo Stato, è pio ciò che accresce l'impero. Misurano l'onore in base ai decreti del Senato. Voi pensate che la vostra Repubblica durerà per sempre. Essa non durerà per sempre e nemmeno a lungo. La feccia dei pescatori verrà sterminata. Quindi il risentimento anti-veneziano era ormai corale. Anche nel 1467 anche il Duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, ribadisce il concetto: siete soli e avete tutto il mondo contro. Se non che Venezia era consapevole della sua forza. Sapeva di poter contare su una classe diplomatica eccellente e su un governo formato da uomini. A proposito, chiedo scusa, no, il titolo che avevo messo, che trovate nella locandina, non è esattamente quello che ho deciso poi alla fine. Ho eliminato la parte che riguarda la classe politica veneziana perché in un precedente volume ho parlato soltanto di questo. Quindi, non avendo nessuna novità, anzi, da aggiungere, rinvio a quello. Allora dicevo, Venezia era consapevole della sua forza, sapeva di poter contare su una classe diplomatica eccellente
e su un governo formato da uomini esperti e capaci, donde la convinzione della sua superiorità rispetto agli altri stati, e non soltanto italiani. Una consapevolezza questa che talvolta giunse a sfiorare l'irrisione della controparte. Nel novembre 1498 l'ambasciatore Girolamo Donà è a colloquio col Papa Alessandro VI Borgia, che contesta a Venezia il monopolio della navigazione nell'Adriatico, a scapito della pontificia Ancona. Beffarda e al limite della provocazione la replica del Donà: «Ostende ad mi sanctitas vestra instrumentum donationis», lo dico in italiano, «mi mostri santità l'atto della donazione di Costantino», e vedrà che nel retro c'è scritto che l'Adriatico è dei veneziani. Ora, noi sappiamo che una leggenda diceva che l'imperatore Costantino, guarito dalla lebbra dall'eremita Silvestro, gli aveva donato metà dell'impero, perciò aveva trasportato la capitale a Costantinopoli, perché l'altra metà con Roma toccava a Silvestro. Se non che poi questo era diventato Papa e quindi la Santa Sede diceva metà dell'impero mi appartiene. Bene, allora, scusate. Ora, vero o falso che sia, lo scambio di battute fra l'ambasciatore e il pontefice esprime bene quale grado di forza la Repubblica avesse raggiunto fra lo scorcio del XV e gli inizi del XVI secolo. E così, nonostante l'infelice esito della guerra con i turchi che lei ha ricordato del 1499-1503, la Serenissima si annette i porti pugliesi nel 95, Cremona la Chiara d'Adda nel 99, il Cadore con Trieste, l'intera Istria, Fiume e Postumia nel 1508. Una progressione inarrestabile, ulteriormente favorita dalla mancata applicazione del Trattato di Blois del settembre del 1504, che avevano sottoscritto in funzione anti-veneziana la Francia, il Papato e l'Impero. Quindi è un'anticipazione di Cambrai. Siamo nel 4. Gli eventi conobbero un'accelerazione all'inizio del 1508. Il 13 febbraio Massimiliano, intenzionato a farsi incoronare imperatore a Roma, inviò un suo messo a Verona dicendo, come riporta Sanudo, che vuol venir a tuor la corona in pace, con amor di questa signoria. Quale credibilità riscuotesse la sua affermazione presso il governo veneto lo dimostra la battaglia di Rosecco, in Cadore, avvenuta il 2 marzo del 1508. Qui Bartolomeo d'Alviano inflisse una dura sconfitta ai reparti tedeschi. Era ancora inverno, cioè il 2 marzo. I monti e molte vallate erano ricoperti dalla neve, presto colorata dal sangue dei soldati morti o feriti. Perché quella non fu una scaramuccia, I soli nemici uccisi furono 1500. Le conseguenze del successo sono note. Sulla scia l'Alviano conquistò Pordenone, Gorizia, Trieste, Fiume e Pisino. A sancire l'ingrandimento territoriale, il 20 aprile il Senato concluse con Massimiliano una tregua in base all'uti possidetis, cioè quello che uno ha se lo tiene. Mai nella terraferma la Repubblica aveva raggiunto tali dimensioni. Ecco, sono quelle che vedete qua in questa carta. Tali dimensioni che da Cremona si estendevano fino a Idria, oggi in Slovenia. Ma la tregua dimostrò presto la sua precarietà a causa della reazione del re di Francia, cui veniva a mancare il principale alleato in Italia contro Massimiliano. I due si odiavano, come è noto. Pertanto, se alla notizia della vittoria di Rosecco il re si rallegrò con la Serenissima, quando ebbe sentore della tregua il suo atteggiamento mutò radicalmente. Il 19 giugno l'ambasciatore Antonio Condulmer riferiva che il re, cito, «molto sia doluto che la signoria abbi concluso così presto la trieva, et che lui non meritava, sì che con collera parlava assai, et il re lacrimavit quasi, sì da dolor che da collera». E così, messo temporaneamente da parte l'odio reciproco, Francia e Impero stipularono a Cambrai, il 10 dicembre dell'8, quella fatale alleanza che doveva cambiare la storia della Serenissima. Giulio II avrebbe avuto la Romagna, Luigi XII tutta la Lombardia, Massimiliano la terraferma dal Mincio all'Isonzo, Ferdinando d'Aragona i porti pugliesi. Una coalizione di tale ampiezza non si era mai vista
e tuttavia la Repubblica non volle reagire. Ci fu un grosso dibattito in Senato, ma si pensava che insomma nell'8 si sarebbe riproposta la realtà che si era avuta 4 anni prima, nel 4, cioè queste due potenze, Papa, Francia e Impero, che si odiavano, non avrebbero mai realizzato un'alleanza concreta. Si venne così verso la giornata di Agnadello, quando l'esercito veneziano, assai più numeroso di quello francese, fu sconfitto per il mancato coordinamento fra i due comandanti, l'impetuoso Alviano e il prudente, sin troppo prudente, Pitigliano, che quando i veneziani avevano cominciato a vincere la prevalenza sui francesi, non volle lanciare i suoi reparti all'attacco e rimase fermo sulle difese, sulle linee concordate col Senato. Sconcertante il fulmineo collasso dello Stato veneto, seguito alla sconfitta. Nell'arco di poche settimane le bandiere imperiali vennero innalzate a Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Belluno. Solo Treviso e il Friuli continuarono a far parte della Serenissima. Lo Stato da terra, acquistato da Venezia nell'arco di oltre un secolo, si dissolse con irrisoria facilità. Per sua fortuna lo Stato da mar rimase saldo e i turchi, come ho detto, non si gettarono sulla Dalmazia né sui domini del Levante. Della battaglia non intendo parlare. L'argomento è stato ampiamente analizzato dagli studiosi. Vorrei invece soffermarmi su un punto, a mio vedere, rimasto un poco in ombra, e cioè quello che accade a Palazzo Ducale l'8 luglio 1509, 55 giorni dopo la rotta di Agnadello. Ascoltiamo una volta di più il nostro Sanudo, che non ha reticenze, l'abbiamo sentito prima da Michela Dal Borgo, nel raccontare lo scoramento dei concittadini e dello stesso Doge all'annuncio del disastro, un avvilimento protrattosi a lungo. All'indomani della battaglia, il 15 maggio, egli scrive che in Senato tutti cominciono a lacrimar e dolersi grandissimamente e, per dir meglio, perdersi. Lo sconforto, ripeto, durò a lungo. Ancora il 10 giugno, a quasi un mese da Agnadello, nel corso di un'adunanza del Maggior Consiglio, venne il Doge quasi morto e di malavoglia e feva segni di gran mestizia. E quale fosse il suo sperdimento non manca di esplicitarlo Sanudo, aggiungendo che nel corso dell'assemblea il Doge si levò di la banca e andò a pisar, cosa insolita a lui a fare. Poi però qualcosa cominciò a cambiare e giunse la risolutiva giornata dell'8 luglio. Allora, Sier Piero Cappello, Sier Alvise da Molin, savi del Consiglio, sempre ci sa Sanudo, Sier Juan Corner, Sier Andrea Trevisan e Cavalier, savi a terraferma, vennero di collegio a Gran Consiglio et parlono al principe, e tutti si levò in piedi a veder qual era questo. E persuaso al Doge dovesse parlare, si levò in piedi et parlò, ed è, scusate, la coalizione di Cambrai. Come vedete, mancavano solo i giapponesi, poi c'erano tutti, vedete che roba. Eppure Venezia era convinta di vincere. Questa qua è un anonimo tedesco che mostra il leone messo in fuga, vedete, dalla terraferma, cacciato via a forza. Questo qua è il Doge Leonardo, famoso quadro stupendo di Bellini, il celeste dello sfondo. Questo qua è Giulio II. Questo è Luigi XII ad Agnadello, eccolo qua. Questo è Massimiliano. Questo è Andrea Gritti che riconquista Padova. Devo ancora parlarne veramente. Eccola qua, questa è la chiesa di San Giovanni e Paolo con il Doge nell'abside, che è nell'abside, nella parte destra dell'abside, che è colto quasi nell'atto di alzarsi in piedi per reagire. Per reagire, spronare alla reazione contro il disastro che si era verificato. Quindi stavo dicendo che il discorso famoso dell'8 luglio che fa il Doge Loredan, e che in parte mi pare la Michela Dal Borgo ha già fatto, quindi per sua Doge si levò in piedi e parlò, concludendo si dovesse pagare quelli che sono debitori di denari aspettanti alla guerra, e sono molti ricchi che non vogliono pagare. Poi disse che per la nostra superbia
tutte queste potenze erano accordate contro di noi perché toccavimo il cielo e tutti spendeva, tutti portava a fodre. Poi riprese a guardarsi dei vizi e aver timore di Dio e fare giustizia perché Dio ne aiuterà e avremo il nostro stato in Dio. E che hanno relazione di Padova fino a Bergamo, tutti i popoli bramano San Marco e se avessero un poco di spade taglierino tutti i francesi e talemani a pezzi, eccetera, eccetera, dicendo che tutti dovessimo andare a combattere per la libertà e come disse questo il consiglio gridò andemo, andemo. È un passo famoso che ha ispirato il monumento appunto del Campagna a San Giovanni Paolo, con il doge colto in atto di alzarsi dal seggio per incitare alla ripresa, secondo la testimonianza di San Udo. Se non che l'altra principale fonte, il Priuli, che scrive anche lui i diari di questo, in questo periodo, ne parla in termini alquanto diversi, cioè parla soltanto dell'esortazione del doge a versare i soldi dovuti all'erario. Pietro Bembo poi non ne fa parola e neppure Guicciardini accenna a questo discorso, che pure si diffonde molto su questa Lega di Cambrai, neppure Guicciardini accenna a questo discorso del doge e così poi il più recente Romanini. Quanto ai documenti, la magistratura che avrebbe potuto fornire la testimonianza più autorevole, il Consiglio dei Dieci, presenta un vulnus proprio nei giorni cruciali. Le sue deliberazioni saltano infatti dal 7 all'11 luglio, ne aiutano quelle del Senato o i notatori del Collegio. Il silenzio è unanime su un punto a mio vedere fondamentale, cosa cioè quell'8 luglio, prima dell'apertura dei lavori del Maggior Consiglio, dissero al doge i due savi del Consiglio, Cappello e Morin, e quelli di terraferma, Corner e Trevisan. Riferisce San Udo, come ho detto, ripeto quello che ho detto prima, che costoro vennero di collegio, il collegio era l'organo decisionale del governo, et parlono al principe, e tutti si levò in piedi a vedere qual era questo. Dopodiché ecco l'intervento famoso del Loredan, quasi che avesse ricevuto dal governo una sorta di disco verde. Dunque, che dire? Di fronte al silenzio delle altre fonti, mi sentirei di azzardare che San Udo abbia enfatizzato l'evento, realizzando una sorta di montaggio cinematografico, per così dire, così da indicare in quella circostanza la svolta fondamentale della guerra. Fu qualcuno del collegio a suggerirlo al nostro cronista? Non si sa, però quello che è certo è che da allora la piega favorevole degli eventi accelerò il suo corso. Il 17 luglio ci fu l'assalto vittorioso a Padova guidato da Gritti, il 7 agosto venne catturato nel Veronese il marchese di Mantova Gianfrancesco Gonzaga e condotto prigioniero a Venezia. Due giorni dopo la notizia giunse a Roma, ma qui lascio parlare un San Udo chiaramente divertito, che così riporta quanto scrisse l'ambasciatore presso la Santa Sede, Paolo Cappello. A di 9 agosto fu la notizia di la presa del marchese di Mantova, et che Venezia era in festa, et intera tal cosa, il Papa buttò la bareta per terra biastemando San Piero. Poi si gettò su una cariola, che sarebbe una littiera, sbuffando. In seguito il pontefice fece un grandissimo rebuffo all'ambasciatore Cesareo che gli domandava danari e te lo cazzò di camera e giunse notizia che re di Francia fece molti disordini e ti manzar come incoito con la regina Adio ebbe febbre e diversi accidenti. Gli anni che seguirono furono come è noto segnati da una guerra che sembrava non voler mai finire, un conflitto logorante fatto di avanzate e ritirate, di città perse e poi riacquistate, in un voltaggiare di bandiere innalzate e di lì a poco ammainate per essere sostituite da altre con colori diversi, del continuo a mutare di alleanze, di leghe realizzate e subito disciolte, di tregue pattuite e presto rotte. Non si è sentito niente? No, perché sennò è... Una volta dissi Corriere a una conferenza, si sente? E una me la risposta in fondo anche a massa, perché mi ha chiusa la bocca. Quindi bisogna stare attenti a certe espressioni. Allora, di leghe realizzate subito disciolte, di tregue pattuite e presto rotte, di pace intraviste e rapidamente svanite.
L'ultima città a ritornare veneziana fu Verona nel gennaio del 17. Quanto a Loredan, non riscosse mai le simpatie della popolazione, che gli imputava la responsabilità della disfatta, e tra i senatori ci fu chi volle stigmatizzarne la mancanza di iniziativa e coraggio per non essersi recato all'indomani di Agnadello presso il campo a Verona a rincuorare le truppe, che forse così si sarebbero riorganizzate senza abbandonare tutta la terraferma al nemico e alle rivalse della nobiltà locale. In seguito Doce cercò di recuperare il prestigio perduto inviando alla difesa di Padova, come abbiamo sentito prima, i due figli, due suoi figli, ognuno con 25 uomini, eccetera. E chiudo: nonostante ciò, all'indomani della sua scomparsa, il 22 giugno 1521, Sanudo scrive: morita con optima fama de principe. È vero che de mortuis semper bonum, ma a prescindere dal cristiano monumento, forse bisogna fare realisticamente un poco di tara al nostro diarista. Grazie. Grazie Beppe per questa relazione brillante, come sempre, per le tue cose. E continuiamo i lavori. Continuiamo i lavori con una sostituzione. Poi riprenderemo queste relazioni in sede di discussione alla fine del pomeriggio. Quello che tocca ora è, in assenza di persona di Piero Del Negro, possiamo procedere con l'intervento che trovo subito di Wolfgang Wolters. Dimmi. Penso che sia meglio qui, Wolfgang, lo fai per lo passiamo alla fine, perché l'ordine qua era di sostituire, quindi Wolfgang allora lo teniamo come ultimo del pomeriggio. Come prima mi sembrerebbe più coerente. Sì, benissimo. Benissimo, allora chiamerei Luca Molà. Sei d'accordo, Gerardo? Naturalmente. Siete voi i responsabili. La relazione di Luca Molà ha per argomento l'economia veneziana nell'età di Leonardo Loredan. Prego. Ecco, buonasera. Io cambierò anch'io probabilmente come Giuseppe Gullino il titolo poi nella sessione finale. Mi ero un po' allargato probabilmente perché il titolo è un po' vasto per una mezz'ora, insomma. Visto soprattutto che è un tema lega un periodo direi abbastanza cruciale per la storia economica di Venezia. Sì, ci si sente. E su questo vedo già un contrasto un po' nella ricostruzione degli avvenimenti, non tanto dal punto di vista economico, perché Giuseppe Gullino ha parlato giustamente dal punto di vista politico-militare. Lui vede due periodi, giustamente, dall'inizio del dogado del Loredan di grande successo, le acquisizioni territoriali, e poi la crisi del 1509, quindi una seconda parte del dogado piuttosto più sfortunata. Effettivamente ci sono elementi per pensare che nella prima parte Venezia stava facendo bene. Cito dal punto di vista dei commerci, ad esempio, la pubblicazione nel 1503 della tariffa delle
dei pesi, delle misure, delle mercanzie di Bartolomeo De Pasi, che ci dà un bellissimo quadro, veramente ricchissimo, di tutte le merci che circolavano per il mercato veneziano, quindi un emporio appunto internazionale e cosmopolita. Venezia è una città di dimensioni straordinarie per l'epoca, non arriverà alla popolazione della fine del Cinquecento, in cui si parla di 180.000 abitanti, che è una cosa molto difficile da immaginare al giorno d'oggi, però è una città che secondo alcune stime passa da 100 a 120.000 abitanti. Ad esempio, scusatemi ma anch'io dovrei cambiare occhiali, nel 1484 una stima, una specie di censimento fatto per la guerra di Ferrara, parla di 90.000 o 100.000 abitanti, ma sappiamo che è incompleto. Il Sanudo, nella prima descrizione di Venezia che fa in una sua cronaca, nel 1493, parla di 150.000 abitanti, mentre Frederick Lane, sulla base di un altro censimento che viene fatto proprio nel giugno del 1509, dopo la sconfitta di Agnadello, ma molto incompleto ancora una volta, fa una proiezione di 120.000 abitanti. Ora c'è un dato del Sanudo stesso, che invece ci dà una cifra straordinaria, addirittura esagerata. Il 15 giugno del 1509, proprio parlando del censimento di Agnadello, il Sanudo parla di 300.000 abitanti, vorrebbe dire una città superiore a Parigi, superiore a qualsiasi altro centro e vicina probabilmente a quello che era Costantinopoli in quell'epoca. Vi voglio far vedere una curiosità, che è una lettera mercantile di un tale, un mercante veneziano, Martino Merlini, che scrive al fratello che è a Beirut, da Venezia, gli racconta le vicende post-Agnadello, la crisi veneziana, e dice di aver avuto una polizza che probabilmente è molto simile a quella che ha per le mani Sanudo, e che dice: le anime si trovano in questa terra, si è per una polizza che mi ha portato Pietro Nostro, che poi lavora in una spezzeria, un loro dipendente di questi mercanti, sono in tutto anime 203.654. E dice: femmine, putti e vecchi desposenti 32.000, de anni 20 fin 60 80.000, uomini da fation 80.000, femmine pubbliche da partito, e qui lascio a voi l'interpretazione, 11.654. Abbastanza interessante che qui è preciso addirittura sul numero, mentre arrotonda negli altri casi. E i numeri degli uomini e delle persone dai 20 ai 60 è lo stesso esattamente, 160.000 ci dice Sanudo. Ora, io credo che anche questa non sia affidabile, 200 e passa 1.000 abitanti è una cifra straordinaria per Venezia, che non raggiunge neanche per la fine del secolo successivo. Però c'è almeno una percezione, una voce che circola nella città, a rialto delle polizze che circolano, che ci danno questa indicazione. Poi parla degli stranieri espulsi, perché dobbiamo pensare che con la sconfitta di Agnadello, lui parla anche qui 40.000 stranieri, è una cifra esagerata, però dice milanesi, genovesi, fiorentini, bergamaschi, bresciani, cremonesi, tutti quelli che ci hanno tradito, che si sono dati subito all'esercito nemico, vengono immediatamente espulsi dalla città. Ve lo do come documento da prendere con tutte le molle, ma comunque sia la città è grande e la percezione anche della sua potenza è abbastanza chiara nella popolazione e nel Sanudo, nei suoi cronisti. Quindi da questo punto di vista io mi trovo d'accordo con Giuseppe Gullino. Se però guardiamo a uno storico dell'economia di un periodo successivo, perché era uno specialista del 6-700, Domenico Sella, nel suo saggio sulla storia di Venezia della Treccani, lui invece è molto più, diciamo così, negativo dal punto di vista della storia economica e non del resto, anche per il primo decennio del Cinquecento. Lui dice che di fatto il dogado del Loredan è preceduto da un momento di grande crisi. Dal 1495 cominciano i fallimenti bancari, che poi avranno il loro culmine nel 1500 col fallimento della Banca Garzoni, della Banca Lippomano, e Venezia si troverà in una situazione finanziaria molto molto complicata. Resterà solo un banco, quello degli Agostini, riaprirà quello di Alvise Priuli, ma diciamo uno dei grandi meccanismi dell'economia veneziana, i banchi di scritta, saranno in difficoltà a lungo. Scusatemi che ho un po' di tosse. Poi dice la guerra con gli ottomani, 1499-1503. Ora,
Michela, Modone e Corone non sono due perdite da poco, specialmente per il sistema e la struttura dei viaggi veneziani e delle galee. Sono, come dicevi tu giustamente, gli occhi della Repubblica, ma anche posti dove si lasciano le merci, dove si fa scalo. E si vede un calo per un lungo periodo, quasi in alcuni casi una sparizione di alcune linee delle galee di Stato, delle mude, che partivano regolarmente, che erano una delle grandi potenze di Venezia. Anche se è vero che probabilmente molto del loro, diciamo, del loro compito viene coperto poi dalla navigazione libera, di cui come sempre sappiamo poco o sappiamo a pezzi e bocconi. Ci sono aumenti dei dazi, aumenti delle tassazioni del debito pubblico, perché c'è bisogno di un'infinità di soldi naturalmente per la guerra contro gli ottomani. Poi un'altra cosa di cui naturalmente qualsiasi storico economico non può far finta che non esista, e cioè nel 1501 si conferma una notizia che era arrivata a Venezia nel 1499, che questi signori che abitano sull'Atlantico, i portoghesi, sono finalmente riusciti ad arrivare alle Indie direttamente, circumnavigando l'Africa. Quindi anche questa, se stiamo ai cronisti, tipo il Priuli, è una notizia disastrosa, è l'inizio della fine di Venezia, dice, perché ci porteranno via il pepe, ci porteranno via le spezie. Ora, su questa retorica della nobiltà veneziana io starei un po' attento, nel senso che sia il Senato sia il Priuli sono membri di un gruppo sociale che sulle spezie e sul pepe aveva quasi un monopolio di traffici e per cui aveva la base delle sue ricchezze economiche da un certo punto di vista. Probabilmente per molti cittadini o per molti altri operatori che erano a Venezia, la perdita del pepe non era poi una cosa così tragica, visto la quantità di merci che circolavano a Venezia. Sulla crisi con i portoghesi ci sono opinioni diverse. Freddie Klein dice sì, per 10-20 anni è un problema grossissimo per Venezia, vedremo poi, vi farò vedere una carrellata di documenti, però si riprendono sicuramente alla metà del Cinquecento. Abbiamo delle statistiche, infatti, che attorno al 1560 l'ammontare di pepe che arriva a Venezia è uguale agli anni 90 del 400, quindi ritornano su altissimi livelli. Secondo altri, un bel articolo pubblicato oltre 50 anni fa da Ruggero Romano, Alberto Tenenti e Ugo Tucci, ci parla di una crisi molto più breve, addirittura che dopo gli anni 20 si sono già ripresi. Però sempre questi tre grandissimi storici ci ricordano che le spezie non erano già più così un monopolio dei veneziani tra fine 400 e inizio 500. Esisteva già dall'ultimo decennio del 400 la competizione fortissima dei catalani, dei francesi, dei ragusei e dei genovesi sui mercati proprio dell'Egitto e della Siria, dove arrivava la maggior parte delle spezie. I veneziani, fra l'altro, avevano un rapporto molto complicato con i mamelucchi, quindi fino al 1517, quando Siria ed Egitto non sono conquistate dall'impero ottomano, Venezia ha dei periodi di sospensione quasi dei traffici dovuti a quelli che loro chiamavano i garbugli o le pretese esagerate da parte dei mamelucchi, che accadono anche negli anni proprio dell'Oredan. Ritorno a Sella, c'è il fondaco dei tedeschi che brucia, anche se velocemente ricostruito, c'è poi la Lega di Cambrai, naturalmente, e da quel momento in poi, in mezzo c'è anche l'incendio di Rialto, non è un periodo proprio che dal punto di vista della stabilità economica possa essere considerato tutto rose e fiori. Forse i veneziani, stavo pensando a quanto diceva Gullino prima, hanno una percezione non ancora chiarissima della loro potenza nel 1508, quando c'è una certa probabilmente sopravvalutazione anche della situazione anche economica, della possibilità economica della Repubblica. È solo una piccola interpretazione. Quello che di sicuro accade, importantissimo in campo economico per il governo veneziano durante il dogado dell'Oredan, comincia nel 1507 e comincia con la creazione di un nuovo organismo dello Stato che sarà poi importantissimo fino alla fine della Repubblica, i Cinque Savi e la Mercanzia. Ecco, io adesso vi vorrei far vedere velocemente, perché sono temi un po' aridi, diciamo, ma cerco di farveli più leggeri possibile, scusatemi. Ho passato un po' gli anni dall'inizio
della creazione dei cinque savi, che poi saranno eletti per un tempo limitato, come spesso succedeva a Venezia, si eleggeva una nuova magistratura per un anno, due anni, si vedeva se funzionava, questo mi pare lo dica, lo metta in luce anche Giuseppe Gollino in un bel saggio sullo sviluppo del governo veneziano nel Cinquecento, nuove magistrature che si tenta, e poi vengono stabilizzati nel 1517. L'inizio, vi farò vedere un po' di legislazione del Senato Mare, Senato Terra, dei pezzi naturalmente non concreta, ma ve la do in ordine cronologico e poi cerco di trarre delle conclusioni velocemente. Intanto parto dalla motivazione per la creazione dei cinque savi, e qui vedete che 15 gennaio 1507 sarà retorica, però dicono: onde essendo la dicta mercadanzia, come tutti ognuno vede, ridotta oramai in tal condizione è stato che pezzo esser non potria. Quindi l'immagine del Senato non è un'immagine di grandissimo sviluppo, e quindi dicono: si eleggano cinque gentiluomini del corpo del Senato che siano pratici del navigare come della mercanzia, che abbiano un ufficio rialto, che praticamente si consultino con i mercanti che stimeranno essere pratici ed intelligenti sia della mercadanzia come del navegare, per ben intendere e con diligenza investigare ogni disordine e inconveniente e prestare ogni rimedio. Dunque, questo è il compito iniziale dei cinque savi, che all'inizio, nei primi anni, svolgono diciamo un ruolo di riorganizzazione, di controllo, che tutto vada bene. La macchina economica, la macchina fiscale, soprattutto dei dazi veneziani, era complicatissima. E adesso cominciano poi ad avere un'attività più solida a partire dal 1514. E qui, velocemente, passo un po' di legislazione che si trova sia nel Senato Terra che nel Senato Mar, e dice: nel 3 maggio del 14 ricordano l'utilità e il beneficio del pepe per questa città, causa che l'oro e l'argento entrasse, però si liberalizza l'importazione, perché si sa che c'è stata una crisi, che arriva molto meno pepe, anzi pochissimo, con le galee dal Levante. E quindi si concede a tutte le navi, i navigli, i legni veneziani, di poter importare da Alessandria e da Beirut, e di poter condurre a Venezia senza pagare quasi dazi, se non un dazio di 3% dei noli, senza pagare quasi niente, e quindi si tolgono le gravezze e si dà la possibilità a tutte le navi, non solo alle galee di Stato, di portare il pepe. Nel maggio, il 18 maggio, poco dopo, si dice: la mercanzia di ogni sorte, come a tutti è noto, da qualche tempo in qua si è cominciata a deviare il corso da questa città e trasferirsi in luoghi alieni. E la causa principale sono le grandi angarie e gravezze imposte sopra la mercanzia. Allora si decide che tutte le sete, le polveri, che sarebbe anche lo zucchero, grana, zambellotti, che sono dei tessuti molto importanti nelle importazioni dal Levante, cere, cordovani, schiavine, che sono dei tessuti di basso livello, valania e la noce di galla, che si usava sia nella tintura sia nella concia del cuoio, molto importante per il commercio veneziano, i tappeti, i feltroni, il muschio, ogni spezie, possono venire da quella che era l'area dell'ex impero bizantino, con ogni tipo di navigli. E qui, in questo momento, con i dazi. Questa è una legge molto importante, ma vado avanti velocemente. Lo stesso, si dimezzano i dazi per le carisei, le kerseys, dei tessuti di lana inglesi, che saranno alla base, uno dei grandi elementi del commercio con il Levante. E infatti i veneziani perderanno buona parte del commercio a fine Cinquecento, quando gli inglesi cominceranno a esportare direttamente nell'impero ottomano, tramite un accordo fatto dalla regina Elisabetta col sultano, le carisei, i kerseys, questi tessuti leggeri che vengono apprezzati. Altri materiali vengono così portati con dazi più bassi. Ancora, arte della lana, c'è una penuria terribile di lane gregge a Venezia, perché le galee non viaggiano più, non vanno nelle Fiandre, e quindi si lascia libertà di portarle da ogni luogo e di ogni tipo di lana. E pensate che l'anificio sarà la grande industria del Cinquecento veneziana, assieme alla seta. Noi abbiamo una statistica fatta sempre da Domenico Sella, sempre da quel grande studioso, che però parte dal 1516, quindi dal punto più basso della produzione, in un momento in cui non arrivava lana, dopo Agnadello.
In realtà si producevano 4-5 mila pezze durante la seconda metà del 400, era un'industria già di buon livello che poi crolla proprio a seguito degli eventi del primo 500. A Corfù si dà ancora la possibilità di navigare alle fiere sottovento, anzi la richiedono e dicono no, le fiere sottovento saranno delle fiere che dopo la crisi di Anello creeranno dei grossi problemi di competizione a Venezia. Si intende per sottovento l'area adriatica che va dalle Marche, soprattutto le fiere di Recanati, di Senigallia, le fiere degli Abruzzi, che saranno dei centri di scambio nell'Adriatico che competeranno con Venezia, come sta crescendo anche Ancona, ad esempio, nello stesso periodo. Allora, andiamo avanti. Allora, ci sono ancora le vallonie, mandorle, cere, uva passa, questa volta addirittura il Consiglio dei Dieci che si muove per togliere, dimezzare i dazi, come vedete qua sono tutti dimezzati i dazi su tutte queste prodotti alimentari. Le vallonie ancora, i problemi degli ufficiali veneziani. Questa è una cosa di cui si lamentavano già i milanesi nel loro accordo del 1503 con il governo. In pratica qualunque ufficiale fa delle manzarie, cioè si fa dare delle tangenti per liberare oppure disturba il corso delle merci. Sembra, a stare proprio ai documenti del Senato, che la situazione burocratica, organizzativa del controllo dei traffici fosse nel caos più totale e fosse piena di corruzione. Mi viene in mente una bellissima lettera commerciale della seconda metà del Cinquecento della Miscellanea Gregolin, una bella collezione che c'è nell'archivio di Stato, di un poveraccio che ha il fratello che è un mercante che sta in Siria e gli ha affidato tutte le pratiche che deve fare a Rialto o a San Marco per seguire i suoi traffici. E lui si lamenta perché dice io faccio tutt'altro e mi tocca fare. E ci racconta una sua giornata a passare da un ufficio all'altro a farsi stampare dei bollettini, andare a farsi registrare. Sarebbe bello che qualcuno facesse uno studio di cosa voleva dire per un veneziano ma anche poi per uno straniero questo tipo di giorno per giorno di confronto con quello che noi pensiamo sempre fosse un sistema perfetto. Beh, lo era per molti versi, era molto buono, però da un altro lato, come dice in questa parte del Senato, molti se ne vanno a Mantova, a Ferrara e a Genova perché è tutto più semplice, pagano quasi niente e hanno meno problemi poi a commerciare. I servizi che si prestano al commercio sono naturalmente di primaria importanza per mantenere diciamo la primazia. Ancora disordini nelle dogane, penurie di lane francesche nel 1519, si torna al pepe nel primo marzo del 19, il pepe per la mutazione dei tempi di navigazione di Portogallo alla parte delle Indie già molti anni è mancato e la legge che abbiamo fatto nel 14 liberalizzando l'importazione con tutte le navi non è servita a un bel niente e il poco che arriva, arriva da Ponente, quindi arriva da Lisbona o arriva da Anversa che è diventata nel frattempo, i portoghesi l'hanno scelta perché geograficamente ben localizzata, vicina ai grandi mercati del centro Europa, ricordiamo che i tedeschi a Venezia erano i migliori clienti per le spezie e soprattutto per il pepe, e i portoghesi, Lisbona essendo decentrata, portano le spezie e soprattutto il pepe ad Anversa e lì si fa veramente il grande commercio a quel punto e siamo nel 19. Sapone e vetri, le ceneri di Ponente si portano in Puglia, ad Ancona, a Ferrara e allora liberalizziamo anche in quel settore. I berrettai, che sono uno dei lavori più importanti, dicono, della città, che danno da lavorare alle donne dei marinai, vengono falsificati, si abbassano i dazi, le fave, i legumi, altri tipi di tessuti di basso livello, l'olio, gli zuccheri, le sete che vengono da Costantinopoli. Potrei continuare, ho fatto una selezione, ma se voi guardate appunto i registri del Senato, sono pieni di una politica che è di abbassamento totale dei dazi, o quanto possibile, e di liberalizzazione dei commerci che non devono essere più necessariamente legati alle galee di Stato. Quindi direi quello che emerge da questa breve carrellata che ho dovuto anche selezionare sono problemi organizzativi e burocratici e di corruzione. Alti dazi che fanno fuggire i mercanti che sono conseguenti naturalmente sia alla guerra coi turchi in cui si è alzato di un terzo, come dicevo prima, i dazi, sia poi alla crisi di Agnadello. Poi la competizione dei centri rivali, Recanati e queste fiere, Ancona, Genova, Ferrara stessa, Mantova,
praticamente tutti stavano approfittando dopo il 1509 di un momento di crisi della Repubblica Veneziana, come ad esempio i Ragusei approfitteranno sempre delle guerre tra Venezia e Turco, e che durano poco per fortuna nel 500, durano 3 anni, ma in ogni caso sì, e questo direi va assieme a quanto dicevo prima e a quanto dicono in realtà Tucci, Tenenti e Romano, alla competizione che già c'era nel mercato delle spezie in Egitto e in Siria da parte di fiorentini, di genovesi, di catalani, e quindi c'è un mondo che sta attaccando dal punto di vista economico molto più di prima Venezia. Venezia sta perdendo il monopolio che aveva nel Mediterraneo orientale e quindi esiste una competizione che è sentita sempre come una cosa più preoccupante. E poi il contrabbando, questo non ho parlato, ma il contrabbando è uno dei problemi più gravi di una città senza mura, dove da un canale o dall'altro si può sempre arrivare. E non ho preso in considerazione tutte le delibere e tutte le decisioni del Senato per evitare i contrabbandi che arrivano in terraferma e per mantenere una pretesa che tutte le merci prodotte a Bergamo, a Brescia, vadano prima a Venezia a pagare i dazi e poi vadano in un'altra nella loro destinazione finale, cosa che non riuscirà mai a Venezia. Come ha spiegato Paolo Lanaro in un bell'articolo, ci provano, ma di fatto c'è troppa resistenza, i mercati lombardi sono troppo vicini rispetto a quello veneziano e non aveva nessun senso. Allora, questa è la situazione dal punto di vista, direi, un po' interessante, un apporto nuovo ecco, che posso dare rispetto a quello che è il solito dibattito sull'economia. Però c'è un altro, un ultimo spunto, visto che ho ancora qualche minuto, lo prenderei partendo dalle ultime pagine della storia economica di Venezia di Gino Luzzatto, un classico ristampato da Marsilio non molti anni fa con la prefazione di Marino Berengo, e lui nel fare il quadro dell'inizio del Cinquecento, dove si ferma con Agnadello, perché era un medievista, quindi la storia arriva fino all'inizio del Cinquecento, dice: Venezia poi nel secolo del Cinquecento sarà una città che si svilupperà, e cita due cose e dice: dal punto di vista industriale gli piaceva pensare all'industria della stampa, naturalmente, perché è una delle più importanti. Venezia diventerà il centro della stampa nel Cinquecento, ma già nei primi 20 anni, noi lo sappiamo, insomma, è una città di grandissimo livello. E poi la tecnologia, e lui pensava alla tecnologia idraulica, che si svilupperà nel controllo dei lidi, nel controllo dei canali, dei fiumi, naturalmente, tutto il dibattito sul corso dei fiumi. Ecco, da questo spunto vorrei chiudere con un'altra piccola carrellata, un po' più di altro tipo, su un tema su cui ho lavorato a lungo e su quello che sta crescendo nell'epoca del Loredan, che anzi esplode proprio nell'epoca di Loredan, che sono le nuove tecnologie. Venezia, molti di voi lo sanno, nel 1474, l'ho ripetuto tante volte in tante conferenze, emette la prima legge nella storia dell'umanità sui brevetti industriali, sulla proprietà intellettuale, 19 marzo del 1474. Chiunque abbia una nuova invenzione può andare nell'ufficio dei provveditori di Comune Rialto e registrarla. Ora, ci sono diverse brevetti negli ultimi 25 anni del 400 e poi nel 500 aumentano esponenzialmente, anche perché a concedere i brevetti non è solo il Senato, ma sono il Consiglio dei 10, possono essere i provveditori del Comune, il Collegio, molto spesso in questo periodo, e addirittura in seguito i savi ed esecutori alle acque. Per parlare della stampa, brevissima carrellata su quali sono le invenzioni, a partire già da prima del Dogado di Loredan, dall'intaglio delle lettere greche o la lettera corsiva di Manuzio, stampa con la musica, stampa di libri corali, canto figurato, libri in ebraico, stampa in chiaroscuro. Ci saranno nuove invenzioni brevettate, quindi con un privilegio, un monopolio per l'uso per un certo numero di anni garantito dalla Repubblica in tutti questi settori. Poi ci sono le macchine, e qui ho un caso abbastanza interessante, mi dispiace che sia coperto il nome del personaggio dalla mia mini immagine, però dice, presenta una supplica del 1508 che il fedelissimo servitore Joseph Ebreo da Padova, grazie a Dio, ha inventato di fare battirami, magli, folloni da panni da lana, seghe, che lavorano senza l'uso dell'acqua
e che hanno la stessa forza, gli viene concesso un brevetto. Ora, che un ebreo riuscisse ad avere un brevetto garantito dalla Repubblica non è così scontato. Di fatto nel 1508, siamo ben prima del, anzi poco prima dell'arrivo in massa degli ebrei dopo la fuga, dopo la sconfitta di Agnadello e prima della costituzione del ghetto. Questo è interessante perché nel 1490, poco prima, Alberghetto Alberghetti, che era il capostipite di quella grande dinastia di fonditori di cannoni, che resterà fino alla fine della Repubblica a lavorare per l'arsenale, nel 1490 dice al governo, chiede, ma io avrei un'invenzione e ho dei soci finanziatori che sono ebrei, ma possono gli ebrei avere un brevetto? E il governo dice, la legge del 1474 dice che chiunque può avere un brevetto, quindi gli ebrei possono avere un brevetto. Quindi, impossibilitati a fare qualsiasi arte che non sia la strazzeria o altro, però nel campo tecnologico c'è la piena libertà. C'è poi, e ve la faccio vedere velocemente, tutta una serie di brevetti di tipo, diciamo, di design anche, che ha luogo in questi anni. Nel 1501 tre tedeschi, anzi abitanti, maestri di paternostri, cioè di grani da rosario in gran parte, hanno fatto dei nuovi grani fatti di ambra fina, tondi, a faccette dorate, di osso, e li brevettano presso il collegio, nei notatori si trova. Nello stesso anno una donna, Cornelia, la moglie di un militare allo stipendiato dalla Repubblica, inventrice di molte cose, e ancora come i paternostri di vetro, di color di diaspo, di corallo falsificato, che erano molto piaciuti a Venezia, ha inventato delle perle di tanta bontà e perfezione che sembrano quasi naturali. Ha un brevetto anche lei per le perle. Lei è un po' più sfortunata perché poco dopo il governo decide di emanare una legge sontuaria in cui vieta le perle assolutamente, mette dei limiti. E le leggi suntuarie, fra l'altro, un inciso, ci fanno vedere un altro aspetto della ricchezza di Venezia, perché sono molto ripetute proprio in questi vent'anni, soprattutto dopo Agnadello, per placare l'ira divina che si era battuta sulla Repubblica. Loredan è uno di quelli che spinge per fare delle leggi suntuarie, per frenare i consumi eccessivi della popolazione, dell'elite veneziana, per rappacificarsi con la divinità che non era probabilmente molto felice. Altro caso del 17, un dipintore da vetri che fa un nuovo tipo di vetro, delle specie di formelle con delle immagini che si potevano usare per l'arredamento. E qui dice, oltre a questa bella invenzione potrei avere altro e potrei dar da lavorare per essere mancato in queste guerre. Siamo nel 17, quasi alla fine del grande problema veneziano, sarà utilità grande ai dazi di quelle e a molti poveri uomini che non hanno più da lavorare e vanno mendicando. Quindi anche qui un quadro di invenzioni che servono, adesso nel suo caso non so quante persone potessero trovare impiego, ma insomma serve come retorica per dire in questo momento disastrato economicamente le invenzioni, la nuova tecnologia può portare nuove cose. E poi si cerca di sostenere proprio con brevetti e monopoli l'industria della lana. Ecco che a Cipro due veneziani dicono si fanno un sacco di lane grosse, cioè di grezze non di grandissimo valore, non si sa cosa farne, ne vengono date per la massima parte vendute ai mori per poco prezzo, noi facciamo i grisi che sono tessuti di bassissimo livello per le coperte, per i poveri, e portiamo un tot di uomini se ci date 15 anni di monopolio. Il governo non solo dà il monopolio, ma dice al rettore di Cipro che faccia un follone per poi battere i panni di lana, è una delle grandi macchine che servono, e gli concede per 15 anni questa cosa. Un altro drappiere fa diversi soldi di bagni. Finisco l'ultima, e con questo concludo, visto che Luzzatto parlava di questioni idrauliche come una delle grandi innovazioni tecniche, ecco, questo è un prete che nel marzo del 21, che al presente è mansionario a Sant'Angelo, alla chiesa, si offre di sistemare i lidi della città per mantenerli, e lui dice che ha un'invenzione che non ha inventato lui, ma l'ha letta in Vitruvio e in Plinio, ed è della polvere pozzolana latina, che è detta puteolana, e che si prende da Pozzuoli, e che lui ha trovato altri posti dove si può fare, dove si può trovare. Lui non chiede un brevetto, essendo un prete, anche se alcuni preti lo chiedevano, lui chiede semplicemente dei soldi, di avere una specie di pensione. Ecco, con questi esempi che vi ho fatto,
di una ricerca che faccio da lungo tempo su questi temi. Vorrei chiudere col dire che è un momento di grande cambiamento, lo si dice sempre per ogni periodo, però quello di Loredano sicuramente lo è, nel senso che alcuni meccanismi che avevano funzionato dalla fine del 300 alla fine del 400, penso alle gallerie di Stato che continueranno ma non avranno più quel ruolo che avevano in precedenza, sono messe in crisi. È il momento di trasformazione di Venezia da diciamo economia principalmente commerciale a economia principalmente industriale. I commerci continueranno, come sappiamo, e Venezia sarà più ricca ancora che mai nella seconda metà del Cinquecento e soprattutto negli ultimi due decenni. Ma certamente diventerà la città più importante in Europa per la nuova tecnologia. Tutti gli inventori d'Europa vengono a Venezia e hanno proprio una retorica nel presentare le loro proposte, dove c'è questa grande repubblica che ha sempre favorito gli inventori e così via. Quindi si sta trasformando in quella che alla fine del Cinquecento, per conto mio, sarà un'economia molto più matura, tutto sommato, perché si baserà sempre sui commerci internazionali, su un'industria di grandissimo livello e di grandissima varietà, sarà probabilmente la città industriale più grande d'Europa e nel contempo avrà un retroterra con un'agricoltura di alto livello, quindi il settore primario, secondario e terziario, che funzioneranno molto più all'unisono di quanto avesse mai funzionato Venezia nei due secoli precedenti, e non solo per l'elite, ma per una parte della popolazione molto più vasta. Grazie. Bene, molte grazie. Credo che stiamo procedendo molto bene nel ricostruire questi elementi che ci mostrano la delicatezza e l'importanza di quella fase del periodo di Dogado, di Leonardo Loredano, per la storia di Venezia. Ci prendiamo 15 minuti di pausa e poi riprendiamo i nostri lavori, convinto che saranno anche i prossimi alla stessa altezza di quello che abbiamo sentito. Intanto grazie. Possiamo riprendere i nostri lavori. Io chiamerei al tavolo Stefano Zaccia per la sua relazione Le mura e le porte delle città. Prego. Grazie. Buonasera a tutti, come dicevo, io affronterò in questa mia relazione un aspetto che rispetto al titolo è leggermente più ridotto, nel senso che non parlerò in termini generali del tema dell'avvio dei lavori di fortificazione e di aggiornamento delle strutture, ma mi concentrerò soprattutto su un aspetto che è strettamente legato a questo, e cioè alla realizzazione di alcune porte d'ingresso nelle città venete. Come noto, è una lunga relazione del marzo del 1517 stesa dal provveditore in campo Andrea Gritti all'indomani del recupero di gran parte dei territori dell'entroterra perduti negli anni precedenti, a tracciare in termini lucidi e definitivi un programma complessivo di organizzazione militare e di difesa dello Stato. Se la compilazione di questo programma può essere ascritto al Gritti direttamente, come a suo tempo ha osservato Ennio Conci, negli studi di Ennio Conci sono fondamentali da questo punto di vista, molti dettagli e soluzioni risalivano però all'azione intrapresa in precedenza da Bartolomeo Dalviano, da un lato, a pochi anni dopo la liberazione dalla prigionia fino alla morte, e soprattutto anche dall'intervento di Fra Giocondo. Erano interventi concentrati soprattutto su Padova e Treviso, che in queste fasi convulse e strettamente emergenziali del conflitto avevano introdotto delle profonde cambiamenti basati proprio sull'esigenza della guerra militare, interventi militari. Su questo scenario complesso, articolato, che porterebbe via molto tempo se dovessimo parlarne, si muovono molteplici operazioni che sconvolgono gli assetti consolidati delle principali città venete, e in particolare uno degli strumenti
di difesa adottati che comportarono una grave disarticolazione, possiamo dire, della struttura precedente, con profonde ricadute, sarà soprattutto l'adozione del guasto, cioè di importanti demolizioni all'esterno e all'interno delle città. Quindi da questo punto di vista possiamo individuare, io credo, due fasi in cui si attua questo intervento militare di aggiornamento delle strutture militari nelle città, e cioè una prima fase legata appunto, come si diceva, allo stato di allerta e alle operazioni di carattere campale all'interno delle città, in parte provvisorie, con tecniche di terra, legnami, eccetera, eccetera, e a cui seguirà però una seconda fase di realizzazioni definitive, programmaticamente definitive, in modo da mettere in sicurezza lo Stato, il dominio di terraferma. E queste si accompagnano naturalmente a profondi aggiornamenti in relazione appunto alle tecniche di fortificazione. Quindi, come ripeto, non è mia intenzione in questo caso entrare nel dettaglio appunto ripercorrendo queste complesse articolate vicende che si attuano in questi anni, proprio soprattutto durante il dogato Loredan, ma vorrei concentrarmi su un aspetto che trova proprio in questo periodo uno sviluppo formale, tipologico, architettonico, specifico. E in particolare mi riferisco, faccio scorrere un paio di immagini appunto legate a queste fasi di riprogrammazione dei sistemi bastionati, come dicevo mi riferisco in particolare alla realizzazione delle porte d'ingresso delle città, che saranno via via più ricche e magnificenti, in grado di tradurre le esigenze di rappresentazione istituzionale e di risignificazione simbolica dei luoghi, che accompagna quindi il superamento della crisi militare di cui si è parlato a partire dalla Lega di Cambrai alla sconfitta, al grande momento di crisi con la sconfitta di Agnadello, e quindi con una successiva ripresa dal punto di vista degli interventi. Di fatto mi sembra di osservare un'accelerazione nell'elaborazione di forme particolarmente ricche legate agli ingressi urbani, che decollano soprattutto dopo il Trattato di Noyon, cioè quindi dopo 1516-1517. In questo frangente poi mi sembra anche opportuno anticipare già un ragionamento che mi sembra molto importante, legato al ruolo attivo svolto dalle personalità in quegli anni incaricate del reggimento delle città, cioè i rettori. Spesso queste personalità sono responsabili di una particolare intonazione formale nelle opere realizzate. Il tema della porta urbana di accesso alla città fortificata ha avuto appunto, come dicevo, in ambito veneto, non solo in questa fase, ma anche nei decenni successivi, uno sviluppo esteso approfondito. Anticipo già che, a mio avviso, se mettiamo tutti i territori della Repubblica, nel corso del Cinquecento vengono realizzate molteplici strutture di questo tipo, le porte d'ingresso, e che si sono conservate ancora oggi in gran parte. E costituiscono, secondo me, una serie continua, quasi una variazione sui temi, molto molto significativa. Credo che non ci sia altro contesto con questa grande presenza ancora oggi. Ecco, come dicevo, c'è una prima fase legata alla costruzione gli interventi sulle cortine murarie, a cui si affianca un inizio di sperimentazione proprio sul tipo della porta urbana, che avvengono esattamente durante gli anni del dogado Loredan. Sono porte monumentali, le quali dovevano assolvere, da un lato, la finalità difensiva, nel contempo essere anche un supporto
all'espressione di contenuti celebrativi, connessi all'idea o all'immagine che lo Stato, la Signoria, vuole mostrare al mondo esterno dopo il superamento di questa fase di crisi. Sappiamo bene che i punti di ingresso alle città sono dei luoghi che condensano una carica rappresentativa fortissima e quindi in grado di espletare proprio contenuti politici legati proprio alle identità istituzionali. Una forza simbolica sia di tipo sacrale che politico, riconosciuta sin dall'età medievale, quindi non mi dilungo su questi temi più legati proprio a questo tipo di ragionamento. Dal punto di vista poi delle realizzazioni, devo anche anticipare che all'interno delle personalità coinvolte nei cantieri militari si concentra una sorta di frizione ideologica, a volte esplicita e spesso è latente e taciuta. Da un lato, i tecnici di formazione militare che considerano le aperture nient'altro che una breccia, una ferita, una falla nel sistema di difesa e quindi vanno trattate con estrema cautela e in modo più rigoroso. Dall'altra parte, invece, spesso committenti istituzionali o gli architetti di formazione, diciamo così, più specificamente umanistica, ritenevano appunto l'ingresso alla città un complemento della funzione bellica, svolto però attraverso i messaggi veicolati, soprattutto grazie all'adozione di questo linguaggio della magnificenza architettonica. Ecco, più tardi Paolo Paruta scriverà che appunto le porte dovessero asservire non pur a securità e comodo, ma insieme a un certo ornamento, talché nell'avvenire non pur ne acquistarono quelle città sicurtà maggiore contro nemici, ma si fecero presso a tutti per tali opere più famose e celebri. La trattatistica architettonica e soprattutto quella militare non entra spesso nello specifico di questi temi, spesso vengono appunto trattate a partire appunto dalla funzionalità e dalla possibilità di collocarli in certi punti particolarmente protette. Però già nel corso del 400 ci sono alcune formulazioni che riguardano proprio la struttura della porta urbica di ingresso alla città, in particolare Alberti, Leon Battista Alberti, pur non trattando di questioni militari, però indicava che le porte della città sono ornate non diversamente degli archi trionfali, i quali a loro volta andavano intese come porte sempre aperte. E quindi questa associazione formale tra le porte della città e il monumento celebrativo romano, ecco, comincia ad apparire anche in contesti soprattutto pittorici, come in questo caso vi faccio vedere alcuni sfondi di Mantegna, in cui si vede proprio l'ingresso di una città, appunto, articolato come un arco trionfale. Ma sempre nel corso del 400 cominciano a comparire alcuni esempi, alcune sperimentazioni, possiamo dire lontane dall'area veneta, in particolare a Napoli, con questa struttura che si incastra però all'interno di un sistema ancora di tipo turrito, le torri di difesa collocate a fianco del varco, così come possiamo interpretare anche la porta di Perugia, porta di San Pietro a Perugia, in cui ci sono questi due blocchi sporgenti che in qualche modo proteggono, anche se l'articolazione, vedete, assume appunto connotazione di carattere architettonico specifico. Ecco, non mi dilungo oltre su questi aspetti più legati alla trattatistica e alle soluzioni. Diciamo che anche successivamente Francesco Maria della Rovere, in una fase successiva rispetto a quella di cui mi sto occupando, di cui sto parlando, sottolineava come le porte dovessero servire a tempo di pace e a tempo di guerra, giustificandone quindi la posizione comoda ai transiti,
non nascosta all'interno dei bastioni, e l'ostentazione formale. Questo è un aspetto che alcuni appunto tecnici militari sottolineavano in modo specifico. Ecco, da questo punto di vista possiamo vedere come nel corso di questi 5-6 anni si sviluppano, si giunga a una codifica e a una interpretazione tipologica formale della porta d'ingresso, che sarà applicato poi in più esempi, e in particolare questi di cui vi parlerò, queste porte d'ingresso di cui vi parlerò, si trovano soprattutto tra Padova e Treviso. Tra Padova e Treviso, appunto. La prima di queste porte di nuova concezione è quella, realizzata a Treviso, Porta Altinia, di cui vi faccio vedere qui due immagini, una foto attuale e una incisione che la rappresenta, ottocentesca, che la mostra come si articolava in rapporto alle cortine della muraria, della cinta muraria. Il varco fu collocato sul sito di un precedente ingresso monumentale. In questo caso gli elementi di connotazione formale adottati sono molto pochi, si limita semplicemente a una cornice che inquadra il varco di accesso. Quindi abbiamo presenza di cornici, pietriti, articolati da motivi a specchiatura, ripresi sicuramente da quel repertorio di motivi antichizzanti che già si erano affermati nella seconda metà del 400 in Veneto. La struttura della porta riprende ancora però l'impostazione di tipo medievale, una struttura che si sviluppa in altezza, anche se ha una profondità maggiore. Subito dopo questa, o contemporaneamente all'avvio, alla costruzione della Porta Altinia, a Padova sono cantieri che proseguono quasi parallelamente. Poi progressivamente si aggiungerà anche il cantiere veronese, ma in particolare qui si sperimentano queste nuove strutture di accesso alla città. Quindi dalla porta, dall'esempio che vi ho fatto vedere, si passa alla porta Pontecorvo, Porta Liviana, realizzata a Padova. In questo caso l'impostazione complessiva risente ancora dello schema medievale. Si tratta di un blocco edilizio sviluppato in altezza, ordinato all'interno su più livelli, presentava però un tetto, una copertura. Qui vediamo dei tetti, molti di questi tetti a tegole furono inseriti successivamente. In realtà c'era una piattaforma con la possibilità, vedete, dei merloni e delle fuciliere, quindi la possibilità di armare anche la porta sull'ultimo piano. L'elemento di connotazione formale, vedete, si limita all'inquadratura del varco di accesso, e vedete anche una difficile composizione con un elemento fondamentale della porta di accesso, cioè la presenza del ponte dell'Evatoio. I tagli verticali erano quelli per ospitare il sistema di movimentazione del ponte levatoio. Questo è un problema che sarà poi superato poco dopo con l'introduzione di sistemi diversi di apertura, di abbassamento dei ponti levatoi. Vi faccio vedere alcuni aspetti appunto che riguardano la porta Pontecorvo. La struttura è un grande ambiente aperto con un secondo ambiente al piano superiore, a livello superiore, è ancora molto sviluppata in altezza rispetto alla struttura in pianta, e sopra vedete anche la struttura arrotondata dei merloni con la piattaforma superiore. Vi faccio vedere i due fronti perfettamente omologhi, l'interno e l'esterno. Alcuni punti di rinforzo che riguardano gli spigoli, con l'uso della trachite e pietra d'Istria, che contribuiscono alla struttura, alla resistenza, diciamo così, della porta. Ecco qui questo dettaglio della frammentazione del prospetto col timpano,
con l'iscrizione che celebra Bartolomeo d'Alviano, Liviana in questo senso è proprio dedicata sia a Livio, ma in qualche modo anche a Bartolomeo d'Alviano. Subito dopo abbiamo una veloce evoluzione con l'introduzione, vedete, del prospetto che si richiama strettamente con lo schema dell'Arco di Trionfo. In questo caso è Porta Santa Croce, la fascia centrale della porta molto più bassa rispetto alla precedente, cubica possiamo dire, ecco, con minor espansione verso l'alto, quindi più protetta da questo punto di vista, e la fascia centrale ornata dall'uso degli ordini architettonici articolati secondo lo schema dell'Arco di Trionfo. Abbiamo anche la presenza di un attico superiore, appunto, che in qualche modo coordina questa soluzione. È una soluzione che è ancora di mediazione, vedete, non copre interamente la struttura della facciata, che è rinforzata agli angoli da questa presenza di poderose paraste in blocchi di tarchite, con però anche un capitello superiore. Presenta due fronti perfettamente simmetrici e omologhi, con la stessa impostazione. In questo caso abbiamo delle attribuzioni, spesso di questi cantieri abbiamo i nomi delle maestranze presenti in questo momento: Sebastiano Mariani da Lugano, che operava sul cantiere delle fortificazioni, probabilmente secondo alcune ipotesi questa soluzione è attribuita a lui, al suo intervento. Chiaramente vedete già comparire tutta una serie di elementi di qualificazione di tipo epigrafico, quindi iscrizioni, richiami alla presenza dei rettori, le figure dei rettori. In questo caso c'è nella fascia centrale proprio l'iscrizione che ricorda Gradenigo, che era rettore in quel momento e che contribuisce alla realizzazione, segue il cantiere della realizzazione. È importante sottolineare un ulteriore esempio che purtroppo non esiste più a Padova, cioè la porta Codalunga, in quanto era una porta che riprendeva lo schema di la struttura, diciamo così, l'impostazione strutturale di Porta Santa Croce, ma presentava l'interno non come un unico vano aperto, ma articolato con la presenza di quattro colonne centrali, quindi un varco, una volta continua a botte, fiancheggiata da tre campate voltate a crociera. Questo è un elemento che poi ritroveremo nelle porte successive, quelle più ornate, che in qualche studioso ha voluto associare questa soluzione con le quattro colonne centrali volte a crociera e volte a botte, all'idea dell'atrio all'antica. Passando attraverso questa formulazione fatta a suo tempo, in precedenza, da Leon Battista Alberti, in cui suggeriva che la casa è una piccola città e una città è una grande casa. Quindi le porte come atrio d'ingresso alla città, come luogo appunto di... E quindi anche questa idea di riprendere... Questa è un'ipotesi che riprendo, andrebbe profondamente verificata, ecco, e per effettivamente trovarne un riscontro. Vi faccio vedere altri esempi. Questa è una porta molto interessante perché non presentava gli ordini, ma tutta una configurazione rivestita in pietra bugnata. Eccola qua. Lo schema che abbiamo visto viene ripreso in modo molto profondo presso Porta Santi 40 a Treviso, che venne realizzata in particolare in un punto della cortina a seguito di un allargamento della struttura urbana. Un borgo era stato integrato all'interno del nuovo tracciato, quindi questa porta viene realizzata in particolare in collegamento, vedete qui un disegno, con lo sviluppo di una strada interna che doveva articolare poi il quartiere circostante.
Vedete come è molto vicina a quanto abbiamo visto come impostazione nel caso di Porta Santa Croce, anche se c'è un maggiore rapporto proporzionale tra la facciata ornata dallo schema dell'Arco di Trionfo e le strutture murarie laterali. Qui c'è una diversità molto profonda tra interno ed esterno, in quanto l'interno è privo di decorazione, mentre la parte esterna presenta questo schema. Su questa tornerò alla fine per farvi osservare una cosa. Detto questo, passerei rapidamente a vedere anche le ultime due. Qui vedete il sistema delle paraste, degli ordini in facciata e le iscrizioni. Gli stemmi del doge e dei magistrati in carica in quel momento. La realizzazione di questa porta venne seguita da Niccolò Vendramin, in quel momento capitano potestà della città, e veniva chiamata Porta Vendramina. Inizialmente, vediamo anche l'interno, ecco. Da questo si passerà poi alle due porte più ornate, che vengono entrambe realizzate parallelamente, possiamo dire attorno al 1518-19, con qualche scarto di qualche mese di scarto, a Padova e a Treviso, che presentano una impostazione formale completamente, possiamo dire, realizzata, organica. Quindi Porta San Tommaso, con la sua facciata scandita dalla presenza di colonne libere, l'impianto interno è quello con le quattro colonne, quindi con il sistema di volte collaboranti, diciamo volte a crociera, volta nelle campate laterali e volta a botte centrale, il varco centrale principale per i carri e poi una porta di tipo pedonale. Attualmente sono tutte aperte, ma in origine una sola era quella, l'altra era una falsa porta. Anche in questo caso l'intervento, la porta è collocata su un'area che era stata inglobata dal nuovo allineamento delle cortine, e qui Paolo Nani, il podestà che segue in qualche modo la realizzazione di questa porta, segue anche l'allestimento della strada, che è perfettamente in asse con il varco della porta, che verrà poi lastricata e al termine del percorso collocata anche una colonna. Questa porta poi era una delle porte principali di accesso, di celebrazione da parte dei rettori, e troverà appunto riscontro anche nel caso omologo della porta Ogni Santi di Padova. Vado velocemente a vedere le caratteristiche. Abbiamo quindi una struttura frontale esterna, anche in questo caso abbiamo una diversità molto forte tra l'interno e l'esterno. Abbiamo una facciata che copre esattamente la parte architettonica, la dimensione del corpo della porta, quindi non ci sono residui murari. Abbiamo una struttura appunto in campate, scandite dalla presenza di colonne libere, staccate dalla parete, trionfate appunto, sei, ecco, con i risalti della trabeazione, e l'altro elemento fondamentale, scusatemi, è quello della copertura, che venne pensata già in origine con questa forma a padiglione superiore, nella parte alta. Vi faccio vedere alcuni dettagli: sono porte armate con delle cannoniere aperte nella parte sottostante, che permettevano di proteggere la porta e quindi anche i fianchi della porta, le murature a scarpa, tutte rivestite in pietra d'Istria, e ancora una volta il sistema di decorazione, di stemmi e di celebrativo molto evidente in questo caso. Qui io faccio un'ipotesi per questo tipo di scansione, quale potesse essere il modello antico utilizzato, queste sei colonne,
non esistono molti esempi antichi. Io ho trovato solo una medaglia, una moneta, un sesterzo di Traiano, in cui nel verso era rappresentato un dettaglio del foro di Traiano, interpretato come una sorta di arco trionfale con questa scansione di... Però è da verificare questa ipotesi. In questo caso, la presenza sul cantiere, diciamo, l'attribuzione di questa porta è a Guglielmo De Grigi, che è una personalità molto importante, perché in quegli anni lì era in contatto con la famiglia dei Bon. In particolare poi nel 1517 aveva avuto anche un contratto per proseguire i lavori di realizzazione delle procuratie vecchie, quindi molti degli elementi adottati in questo caso nel linguaggio architettonico risentono di questo tipo di impostazione. Vado velocemente a mostrarvi l'altro esempio parallelo che prosegue negli stessi anni, poi termino velocemente, e cioè Porta Ognissanti, Porta Portello. Anche in questo caso una porta collocata in un punto della cortina rinnovata, ampliata proprio a seguito degli interventi. Gli allineamenti erano già stati pensati in precedenza, qui vengono definitivamente pietrificati, possiamo dire, vengono chiuse le vecchie porte medievali e in asse con la struttura della viaria interna, ecco, viene collocata la porta, Porta Portello detta anche. In questo caso lo schema adottato è quello basato sull'uso delle colonne binate, staccate sempre dalla parete, quindi di grande enfasi. Ecco qui anche in questo caso un disegno che vi mostra la grande strada sviluppata alle spalle, nella parte interna della porta, utilizzata spesso per questi ingressi dei rettori al momento della presa di possesso del ruolo. Anche qui la struttura interna, con quello schema di cui abbiamo già detto, e vi faccio vedere alcuni dettagli. In particolare vi faccio osservare questo taglio, appunto. Vedete che non ci sono più quelle frammentazioni dovute alla presenza dei tagli per la movimentazione dei ponti, qui si riducono a delle feritoie, e quindi non interferiscono con la composizione dell'aspetto, della parte monumentale della facciata. Le iscrizioni, importantissime, in questo caso qui c'è la iscrizione che ricorda il doge, e naturalmente si celebra anche la città. Sono le parti che guardano all'esterno della porta, all'esterno della città. Vi faccio vedere la transizione, perché le colonne in facciata sono ribattute da delle grandi paraste molto larghe che coprono la dimensione delle due colonne binate e si ripetono esattamente identiche nella parte posteriore. Vabbè, questo è un rilievo di Antonio Sangallo, non mi dilungo troppo. E questa è la parte invece che guarda l'interno della città. A parte i grandi monumenti che sono successivi, inseriti nel 600, era molto più spoglia, con meno iscrizioni, a parte appunto l'intitolazione, il nome della porta, ecco, anche in questo caso completata superiormente con l'inserimento dell'orologio negli anni 30. Anche in questo caso si è fatto il nome di Guglielmo De Grigi. Io devo dire che ho trovato anche un documento che secondo me testimonia la presenza a Padova di Guglielmo De Grigi, in un estimo, ma non mi dilungo su questo. Terminerei su un punto però. Le due porte che vi ho mostrato di Treviso inizialmente avevano un nome diverso, si chiamavano Porta Vendramina e Porta Nana, in onore dei due podestà, diciamo, provveditori che in quel momento governavano la città, amministravano la città, che le avevano, sotto il cui reggimento erano state costruite. Anche qui è una di quelle questioni, non le avevano costruite, perché in realtà proveniva da un progetto, da un'impostazione precedente. Tanto è vero che per la realizzazione della zona della porta, appunto, di San Tommaso, era stato approvato un decreto da parte del Senato che dichiarava appunto che spiegava appunto questo tipo di intervento.
Cosa succede già nel 1500, pochi mesi dopo la conclusione dei lavori? Il Consiglio dei Dieci chiedeva una relazione al podestà in quel momento, che era Mocenigo, Francesco Mocenigo, in merito alle due porte trevigiane che si identificavano con questi nomi. Appreso e chiedeva soprattutto la trascrizione delle iscrizioni. Appreso il contenuto delle iscrizioni, ne venne ordinata l'abrasione. Marino Sanudo ricorda: in questi giorni, di Cai dei Dieci, mandorno a Treviso a despegasar le lettere sulla porta fe sior Nicolò Vendramin, qual è morto, e li messe nome de Santi 40, che prima si chiamava Porta Vendramina, et feno despegasar le lettere erano suso, et fatto proclama che si chiami la Porta Santi 40. Quindi noi abbiamo la trascrizione, perché c'è trasmessa nei documenti mandati dal Mocenigo al nipote, era il nipote Vendramin di Loredan, del doge Loredan. Lo stesso avverrà per Porta Nana, anche lì verrà inserita l'iscrizione, Porta San Tommaso, appunto, cancellando questa intitolazione. Allora, concludo, questo è uno degli aspetti di frizione tra una celebrazione che doveva essere riservata alla signoria, allo Stato, di queste porte, e una celebrazione troppo personale, che in questo momento si afferma e che successivamente, negli anni 50, verrà quasi proibita per una delibera del Senato. Non a pompa e a ornamenti impertinenti dovevano essere destinate le spese per la costruzione delle porte delle città. Però è anche un momento, questo, secondo me, in cui si apre l'intervento gestito dai rettori all'interno della città, nel rinnovamento delle strutture anche poste all'interno dei luoghi principali delle città. Quindi c'è una risignificazione che dalle porte poi verrà trasferita anche all'interno delle città. E mi fermo. Grazie. Grazie mille anche per la chiarezza delle illustrazioni che ci hai potuto dare. Siamo con l'ultimo intervento del pomeriggio, Donatella, non ti vedevo, in trincea. Sì, se poi resterà tempo leggiamo anche l'intervento che ho qua, ma non so se ci sarà tempo. Invece pensiamo. Bene, do subito la parola. Allora, dalle porte all'interno delle città, non solo, ma emergenze, aggiornamenti e innovazioni, sono poi temi che sono stati trattati finora e che in qualche modo vorrei riprendere anch'io. In età moderna, nelle aree centrali di molte città europee, gli incendi, che si succedevano con una certa frequenza, hanno costituito una straordinaria spinta alle innovazioni, ad avviare operazioni importanti di rinnovo edilizio. Questo succedeva in tutta Europa, tutte le città europee hanno avuto vicende confrontabili da questo punto di vista, e naturalmente anche Venezia. Nei primi due decenni del Cinquecento, la ricostruzione degli edifici pubblici, quindi sotto il dogado Loredan, al di qua e al di là del ponte di Rialto, ma non solo, vedremo con altri esempi, le procuratie vecchie sono un altro degli esempi, e poi le chiese, insomma, vedremo in questi giorni molti altri esempi. Io mi fermo a prendere in considerazione le aree al di qua e al di là del ponte di Rialto, sono esempi significativi della resilienza, se vogliamo usare un termine che oggi è tanto di moda, della capacità comunque di Venezia di adattarsi i momenti di emergenza, che sono quei momenti di emergenza di cui hanno parlato tutti gli interventi finora. E non c'è dubbio che il fuoco di alcuni punti nodali nella città è andato di pari passo con questi momenti di emergenza politica, economica e anche sociale.
Malgrado i divieti, i luoghi di incontro e di lavoro, in gran parte ligni, si illuminavano con candele, si riscaldavano con bracieri, spesso fino a tarda ora la sera, e così diventavano facile preda delle fiamme. Per le funzioni che vi si svolgevano e per la loro localizzazione, gli spazi del commercio colpiti dal fuoco nella città lagunare obbligano al ripristino immediato, veloce, ma hanno anche sollecitato, credo, l'ambizione della Serenissima di mostrarsi al mondo parlando di giustizia, di libertà, di equilibrio fra Oriente e Occidente. Io vorrei qui sostenere la tesi che i rifacimenti su se stessi, e ne abbiamo molti casi che esamineremo in questi giorni, e abbellimenti operati dallo Stato nelle fabbriche mercantili, siano stati caratterizzati da una magnificenza sobria e misurata, in qualche modo in tono con alcune delle cose mostrateci da Stefano Zaggia per le porte, e che lo stesso Doge Leonardo Loredan abbia in qualche modo influito, non dico direttamente, sia chiaro, ma in qualche modo su un clima, su scelte clima di scelte architettoniche che non solo rispondevano alla cultura umanistica di questo periodo, ma anche a una visione d'insieme delle città, della città, e in questo senso anche i ritratti su cui si soffermeranno alcuni degli interventi successivi, in qualche modo ci spiegano alcuni atteggiamenti. In questo senso vorrei anche ricordare l'editto di Egnazio, che apparentemente non è strettamente legato, ma questo editto famosissimo, credo che l'abbiate già visto, in cui si dice che la città di Venezia, per volere della Divina Provvidenza, è fondata sulle acque, circondata da una cerchia di acque, protetta dalle acque, al di là dei toni retorici, si dice che Venezia ha la necessità assoluta di difendersi, di difendere le acque lagunari. Questo editto, non è un caso, è stato affisso a futura memoria nel Palazzo dei Dieci Savi di Rialto, ai piedi del Ponte di Rialto, sede anche del Magistrato alle Acque, e non dimentichiamo che il Collegio alle Acque è del 1501, per riprendere alcune delle considerazioni che faceva Luca sull'istituzione di nuove magistrature. Nel caso specifico lui parlava dei Cinque Savi alle Mercanzie. Il Collegio delle Acque in qualche modo va di pari passo. È noto che il celebre autore di questo editto, che è un umanista molto conosciuto, era molto amico, molto vicino, diciamo, al Doge, prima che diventasse Doge, quando questi era podestà a Padova. Quindi ci sono dei legami che permettono di pensare, di ipotizzare, a mio modo di vedere, che in fondo il Doge, quando è stato eletto, abbia cominciato a pensare alla città nel suo insieme. E che comunque, al di là della persona specifica del Doge, in questi due decenni ci sia stata, questo periodo sia stato caratterizzato da una visione, da una sorta di strategia urbana generale per una renovatio cittadina che è significativa, anche se meno nota, meno presente nella storiografia, di quella renovatio ampiamente celebrata del periodo di Andrea Gritti. Nell'area centrale dei traffici commerciali, la ricostruzione di edifici pubblici colpiti dal fuoco, cerco di menzionarla anche quando molto nota, nella sua successione cronologica. Il fondaco dei tedeschi va a fuoco nel 1505, si trattava di un complesso che per la sua definizione di fondaco rinviava ad un uso che per secoli lo aveva caratterizzato, quello di ospitare a spese della Repubblica una comunità di mercanti stranieri provenienti dal nord Europa. Quando si dice tedeschi in realtà si allude ai tedeschi, ma anche alle genti che venivano dalle Fiandre, mercanti importanti come sottolineava Luca Molà un po' di precedentemente, con i depositi delle loro mercanzie e con le abitazioni che erano loro destinate. L'antico deposito doveva essere sostituito, quando è andato a fuoco, presto e bellissimo, dicono i documenti del Senato, perché è necessario mantenere i rapporti con i mercanti del nord Europa.
Nel 1508, quindi 3 anni soltanto dopo che era andato a fuoco, il manufatto Severo a corte interna e quadrata, sul cui portico a piano terra appoggiavano 3 ordini di logge, riprendeva i caratteri forse dell'edificio duecentesco, ma in realtà era un edificio totalmente nuovo e innovativo, che peraltro si rifaceva anche all'impianto dei fondaci che ritroviamo in tutte le aree della costa del Mediterraneo, oltre che a Costantinopoli, e studiati da Ennio Concina, altra persona che è stata già menzionata qui, che li aveva studiati in dettaglio. In particolare il Funduk Vakala del Cairo è stato ricostruito esattamente negli stessi anni. Può essere un caso che ci siano delle somiglianze evidenti? Io credo di no. La facciata tripartita comunque del fondaco dei tedeschi verso il Canal Grande, verso il tessuto edilizio circostante, era sottolineata solo da una leggera sporgenza delle ali laterali, da un'importanza via via minore delle finestre dal basso verso l'altro, verso l'alto, oltre che da una superficie muraria la cui nuda semplicità non aveva rivestimenti lapidei ma mattoni intonacati, era solo alleggerita dagli affreschi rispettivamente di Giorgione e di Tiziano. In definitiva, caratteri costruttivi severi e spogli. Insomma, vi era stata una rinuncia quasi completa all'uso degli ordini e di decorazioni in pietra. Soltanto nel portale laterale verso la chiesa di San Bartolomeo c'erano dei capitelli corinzi, lo vediamo bene in questa fotografia, e un puttino con cornucopia in chiave d'arco. Il patrocinio del Doge, però, nei confronti di questa operazione è segnalato in maniera chiara da un'iscrizione posta all'interno della corte interna, nel quale il Doge stesso ricorda che l'opera era già compiuta nell'anno sesto del suo dogado, la cui apposizione Marin Sanudo, tante volte citato in queste precedenti relazioni, sottolinea dicendo che è un episodio importante del lunedì di Pasqua del 1507, vale a dire prima dell'inaugurazione fatta in pompa magna della stessa corte con una messa solenne cantata che era stata fatta invece nel primo agosto del 1508, quando ancora il carattere non del tutto chiuso, il cantiere, scusate, non era ancora del tutto chiuso, e però questa iscrizione in qualche modo mi pare che suoni come promemoria dell'efficacia del governo veneziano nei confronti della comunità degli Allemanni. E qui mi pare di poter sostenere quello che già diceva in qualche modo Luca Molà quando parlava di alcuni provvedimenti presi nei confronti dell'abolizione dei dazi e diminuzione dei dazi nei confronti dei mercanti stranieri. Ci tornerò subito dopo. D'altra parte mi sembra giusto sottolineare che questo Doge era sicuramente incline in una certa misura alla celebrazione del suo ruolo se non della sua figura. Le iscrizioni poste a Venezia in questi edifici, per esempio quella che avete sotto gli occhi, durante il suo dogado o sulle porte di cui ha parlato Stefano Zaggia un momento fa, per esempio quella di ogni santi della quale Sanudo dice et maxime in quella ogni santi che è bellissima, queste iscrizioni hanno accompagnato la scultura dell'effigie del Doge nei pili bronzei di Piazza San Marco studiati da Daniele Ferrara, forse ne parlerà dopo, non lo so, e una serie di medaglie commemorative coniate negli stessi anni. Mi vorrei soffermare molto brevemente su quella del Museo Correr, che ha uno sfondo di architettura all'antica, porticato, per la quale architettura all'antica si è ipotizzato che potesse essere un'allusione al progetto di Fra Giocondo per Rialto. In realtà questa medaglia è stata non molto studiata, non è datata, non ho trovato un riferimento preciso di data, probabilmente però è dell'inizio del dogado e quindi indipendente dal progetto di Fra Giocondo, del resto lo sottolinea abbastanza chiaramente anche Cessi nel suo libro su Rialto, e viceversa rassomiglia in qualche misura, no, questo, non ho l'immagine da farvi vedere,
ma a quella di Matteo Gambello per celebrativa di Sisto IV, quindi sicuramente precedente al progetto di Fra Giocondo, che già Roberto Cessi aveva citato nel suo libro. Tuttavia, nel caso che nel fatto che Loredan abbia sullo sfondo della sua celebrazione, in qualche maniera, uno sfondo architettonico all'antica, mi pare un fatto di un certo peso. Io non voglio entrare qui nel merito della vicenda a cui hanno già alluso altri, soprattutto Michela, mi pare, all'inizio, della condanna postuma dalla multa imposta ai figli e sulla decisione degli inquisitori, peraltro già è analoga alla questione citata da Stefano Zaggia del come dire, smantellamento delle incisioni sulle porte di Padova. Cioè eliminare i segni celebrativi era un regolamento che era stato approvato già nel 1501 e ribadito nel 1501, quindi quando è stato nominato doge Leonardo Loredan. Su questa vicenda non voglio entrare, però senza forzare troppo la mia interpretazione su Loredan amante del bello, come uomo politico almeno attento al bello quale strumento di celebrazione della Repubblica, più forse oltre che di se stesso, a me pare dopo notare che questo atteggiamento in qualche modo era già annunciato anche dalla sua promissione dogale, che nel 1501 mostrava un frontespizio architettonico di carattere antiquario. Probabilmente ne aveva già parlato non tanto del frontespizio ma della promissione dogale anche Gullino, un frontespizio architettonico di carattere antiquario, probabilmente di mano di uno dei protagonisti della miniatura veneziana di questo periodo. E qui ringrazio Federica Tognolo per avermi dato queste immagini che mi paiono davvero significative. Ve le passo in rassegna rapidamente, vi fanno capire che appunto il gusto antiquario è sicuramente, il carattere antiquario è sicuramente presente in queste immagini, che sono le immagini della promissione dogale, non è così evidente. In generale le promissioni dogali anche riprendevano certi fregi abbastanza canonici, questa è abbastanza particolare. E d'altra parte riprendono anche la descrizione, la cronaca della cerimonia di insediamento del doge stesso in un manoscritto del Walter's Art Museum di Baltimora, che appunto descrive l'insediamento del doge e riprende alcuni fregi analoghi a quelli della promissione. In ogni caso sappiamo che il doge interverrà con tono autorevole nell'ottobre del 1513 nel Maggior Consiglio, levandosi in piedi e deprecando con parole molto accomodate il lusso e l'abbandono dei costumi tradizionali. Questo aspetto del richiamo alla severità e alla necessità del risparmio, siamo nel 1513, c'è stata la Lega di Cambrai, c'è stata la battaglia di Agnadello di cui si è ampiamente parlato, lo rendono consapevole e promotore in prima persona di un clima di austerità e di rigore che avrebbe dovuto investire l'intera città. In questa sede non parla probabilmente di fabbriche, perlomeno Marin Sanudo non ce lo dice, ma forse si riferisce piuttosto a comportamenti individuali. Però Sanudo ci lascia pensare che la sua attitudine fosse di carattere generale, comunque tesa ad assicurare i cittadini e soprattutto a ripensare la città nel suo insieme, in qualche modo richiamando il mito dell'indipendenza della città stessa. Che poi con Loredan il governo abbia improntato il regime economico-commerciale non solo a criteri di equilibrio edilizio, ma anche di commistione sociale e di apertura agli stranieri nelle aree urbane centrali, a me pare in un certo senso confermata anche da un altro aspetto della svolta politica che ruota intorno all'isola di Rialto. E qui di nuovo mi rifaccio un po' ad alcune questioni sollevate da Luca Molà. Il permesso dato ai prestatori ebrei di risiedere in laguna era stato concesso fra 1501 e 1502, quando prima il Collegio e poi il Senato avevano stabilito che i giudei che tenevano banco nei territori della Repubblica potessero venire ad abitare e a svolgere i loro commerci in città, nella città capitale, per un periodo di 10 anni.
La promessa era stata, la premessa, scusate, era stata l'imposizione all'Università degli Ebrei del versamento una tantum di una somma altissima, ben 25.000 ducati, per aiutare lo Stato in difficoltà per la guerra turchesca. Si era trattato di un'imposizione poi confermata negli anni seguenti fino a quelli dell'istituzione del ghetto 1516, anche dopo il periodo più critico della vita della Repubblica, dopo cioè la battaglia di Agnadello. Sappiamo d'altra parte che la condotta del 1503, la condotta è quell'accordo che era siglato tra lo Stato veneziano e l'Università degli Ebrei, era stata significativa del tipo di accoglienza che in età moderna la Repubblica Veneta aveva riservato agli stranieri nel quadro di una strategia urbana volta a facilitare e incrementare i traffici dei mercanti e quindi dei mercanti stranieri nella città di Venezia. Gli ebrei, più che in altri periodi della lunga storia dei loro rapporti con la Serenissima, hanno potuto intrattenere strette relazioni con il centro economicamente più importante, appunto il mercato di Rialto, perché vi erano state di fatto accettate, se non favorite, alcune forme di convivenza. Una è quella citata dal documento che ha citato poco fa Luca Molà. All'inizio del secolo, e quindi del Dogado Loredan, probabilmente era stato proprio il doge a essere determinante nel far passare la parte che permetteva agli ebrei di risiedere a Venezia. È ben noto comunque che dopo la sconfitta d'Agnadello, il 14 maggio del 1509, molti ebrei della terraferma erano venuti a cercare protezione in città. C'erano stati ordini di sgombero, ma anche esenzioni a favore di personaggi importanti per il loro giro d'affari, e questi accordi non avevano solo un carattere strettamente finanziario, certamente avevano un carattere finanziario, ma non solo. Nell'autunno del 1511, poi, cerco di andare un po' rapidamente, la presenza ebraica nella capitale sembrava potersi intendere sempre più come una vera e propria comunità, comparabile con altri gruppi organizzati di mercanti stranieri che vi svolgevano le loro attività. Il governo sembrava prendere atto che ormai gli ebrei erano numerosi a risiedere nella capitale lagunare, tanto che in un clima di ambiguità e anche di posizioni contraddittorie, ci sono delle imposizioni per un'espulsione in quegli anni, in aprile 1509, enunciata in maniera enfatica sopra le scale di Rialto, ma poi in qualche modo rimangiata da una serie di provvedimenti successivi. Nel 1508 la condotta del 1503 viene rinnovata con la concessione di tenere banche di prestito per i 5 anni successivi anche a Rialto. Le clausole non esiste ancora il ghetto, naturalmente. Le clausole stabilite, oltre che fissare i tassi di interesse, sembrano concedere altri vantaggi relativi anche alle altre case prese in affitto dagli ebrei. Non solo, ma i capi dei dieci, sollecitati da banchieri più ricchi e più noti alle magistrature, per esempio Anselmo Dal Banco e Viviano, erano stati costretti ad ammonire i frati predicatori, che in quel momento stavano facendo prediche antigiudaiche, perché non provocassero problemi agli giudei. E questo lo dice il Senato, ci sono documenti del Senato molto chiari in proposito. D'altra parte, tutto questo va di pari passo con quei privilegi concessi ai mercanti tedeschi, provenienti cioè dal nord Europa, sotto forma di riduzione o esenzione dei dazi, e anche di libertà di movimento e di commercio nei territori della Repubblica. Nel quadro delle vicende che ci interessano, una grande importanza assume il permesso dato agli ebrei di svolgere mestieri diversi dal prestito, quindi soprattutto le botteghe di strazzeria, proprio nel cuore realtino. 10 botteghe vengono autorizzate dal doge Loredan nel cuore del mercato realtino con la vendita di stoffe, vestiti, oggetti usati, concessa ovviamente in cambio di un versamento, di un altro versamento straordinario di denaro, ma arrivata a ratificare di fatto un servizio reso a tutta la città. In qualche modo anche il fatto che ormai gli ebrei circolassero tranquillamente all'interno della stessa città, perfino durante la settimana di Pasqua. Sta di fatto comunque che l'anno successivo a quelle affermazioni che ho
rapidamente menzionato del Doge che in consiglio, che in Senato prende la parola e fa le sue affermazioni contro, a favore della necessità dell'austerità, l'anno successivo, nel gennaio del 1514, abbiamo un'altra emergenza terribile, che è quella della definita da Sanudo ruina di Troia o sacco di Padova, aveva colpito il centro cittadino distruggendo ancora una volta col fuoco l'intera area realtina. L'episodio mi pare che non possa non essere preso in considerazione nel quadro di tutto quello che abbiamo delineato finora, quello cioè della successione di eventi tragici che ha caratterizzato a Venezia gli anni successivi alla battaglia di Agnadello e che ha probabilmente influito, e questa è un'ipotesi che vorrei lanciare, della quale riparleremo d'altra parte domani con l'intervento di Elena Svalduz, che ha influito probabilmente anche sulla scelta dei caratteri della ricostruzione del mercato, i caratteri architettonici della ricostruzione del mercato e forse perfino del rifiuto del celebre foro greco di Fra Giocondo. Certamente più aulico dal punto di vista architettonico di quello poi realizzato. Certo è che la destinazione prevalentemente commerciale aveva motivato la semplicità della lingua e dei sistemi costruttivi. Degli edifici di mattoni intonacati, i pilastri e i profili degli archi a piano terra, gli stipiti, gli architravi, i bancali delle finestre, tutto era realizzato in pietra viva battuto di grosso e bene, ma senza lavori intagliati e di decoro. Questo lo dicono i provveditori al sale in modo molto chiaro. Possiamo dire che troviamo qui un eco di quanto il Senato aveva raccomandato pochi anni prima ai maestri del fondaco dei tedeschi? È un punto interrogativo che pongo, ma possiamo anche dire che in qualche modo lo stesso Doge Loredan, quando aveva invocato un ritorno alla semplicità originaria, era presente, non dico esplicitamente lui come persona, ma nel clima generale che si è creato nei confronti di queste ricostruzioni, che pure, e lo vedremo, propongono delle innovazioni dal punto di vista dell'impianto assolutamente significative. Un rinnovamento dell'edilizia pubblica cittadina che non era soltanto una riedificazione di migliore e più stabile qualità. I nuovi edifici si presentavano come un intervento sobrio e severo, ma innovativo nel loro impianto planimetrico, perché adatto, più adatto a manufatti funzionali. Questi dovevano anche prevedere una correzione dell'esistente a favore di un'unità d'insieme, l'abbiamo visto nella diapositiva precedente che ci mostrava il campo di San Giacometto, ma lo vediamo chiaramente anche qui nel nuovo edificio della Drapperia ricostruito, un'unità d'insieme, ma anche quindi con la scelta di un linguaggio misurato, come vi dicevo prima, che però, che forse voleva anche ricordare la fondazione di Venezia, il sacrario di Rivoalto, eccetera, ma che anche si riferisce a una innovazione di impianto che a me pare significativa. Se voi guardate l'impianto planimetrico di questo edificio e lo passo in rassegna rapidamente, poi casomai ci torniamo, e la mappa di Jacopo De Barbari, potete realizzare immediatamente come l'edificio lungo della Drapperia, che dopo tutto costituisce la spina dorsale del mercato di Rialto, è cambiato non poco con le nuove costruzioni. Quindi un'edilizia dov'era, ma non esattamente come era. L'edificio che voi vedete qui nel De Barbari è un edificio singolo, ha un unico corpo di fabbrica, che invece è raddoppiato nel progetto di Antonio Abbondi, detto lo Scarpagnino, che ha questa facciata principale verso il campo di San Giacomo, che è una facciata che semplice ma che si mostra alla parte più importante del mercato, dove è frequentata da mercanti e da banchieri, e poi invece ha una parte retrostante che è parte di sbrigo, diciamo, di accoglimento delle merci e di quindi funzionale all'attività di sgombero delle merci stesse. Non è facile ovviamente valutare come siano stati recepiti i progetti
presentati quando si discute della ricostruzione di Rialto. Il 5 marzo del 1514, quindi solo 2 mesi dopo l'incendio, alla presenza del Doge Loredan, della Signoria, del Collegio dei Savi e dei provveditori sopra il Rialto, vengono presentati dei progetti alternativi per la ricostruzione e noi abbiamo alcune affermazioni del Sanudo, ma non abbiamo poi la possibilità di capire bene come le magistrature abbiano reagito alla presentazione di questi progetti. A 2 mesi ulteriori di distanza, il 12 maggio, si ripresentano in collegio gli eletti sulla rifabbrica di Rialto con i modelli compiti, quindi c'erano dei modellini, presumibilmente, forse dei disegni, ma forse anche dei modellini di cartone, con le loro opinioni, e il parere del Doge è tutt'altro che esplicito. Altrettanto difficile è capire quale sia il suo orientamento quando di nuovo se ne riparla il 22 maggio, quindi ancora altri sono passati pochi giorni, 10 giorni dall'ultima riunione, quando è tutto il collegio a muoversi e a recarsi nella chiesuola di Palazzo per vedere i 3 modelli che vi erano stati portati. Però, se ci atteniamo al racconto di Marin Sanudo, veniamo a sapere che, pur avendo deciso di dare udienza a tutti i progettisti, prima ancora che i provveditori si presentino in Senato con le proprie opinioni, Leonardo Loredan aveva già lodato in particolare la proposta fatta fare dai provveditori sopra Rialto e illustrata da Daniele Renier, sostanzialmente quella che poi viene realizzata dallo Scarpagnino e che sarà quella che noi abbiamo sotto gli occhi. Certo, non sapremo mai se l'opzione espressa dal principe fosse dettata da ragioni politiche, dalla volontà di appoggiare la scelta dei provveditori, o se invece fosse stato lui stesso contrario ad altri progetti e in particolare forse al progetto del frate veronese, di Fra Giocondo. Certo è che con presenza ed equilibrio di rendite diverse e frammentazione del mercato degli affitti costituivano da sempre la base stessa della struttura fondiaria e immobiliare dell'isola, e che questa andava conservata affinché continuasse a garantire una compensazione di gettiti diversi alla signoria e ai privati, corrispondente ai diritti acquisiti. I nuovi edifici avrebbero dunque dovuto mantenere una occupazione del suolo congruente con una situazione proprietaria consolidata, anche se il fuoco ne aveva cancellato in qualche modo le tracce fisiche. Tuttavia, in quel momento apparve accettabile e forse necessaria l'introduzione di un'unità nel disegno d'insieme di un maggior ordine che credo fosse chiaramente visibile nelle diapositive che vi ho mostrato, ma anche di alcune innovazioni nella definizione dei confini e dei sistemi costruttivi che a me paiono particolarmente significativi e di cui in qualche misura si riparlerà domani forse nella relazione di Martina Massaro. Così i 2 corpi di fabbrica della drapperia paralleli fra loro, con la interposta calle di servizio e i rami trasversali dei parangon, venuti a sostituire quell'edificio stretto e lunghissimo rappresentato nella pianta prospettica di Jacopo De Barbari, mi paiono particolarmente efficaci per spiegare le trasformazioni introdotte dal proto. E anche il consenso delle autorità di governo. In fondo si era trattato di dare un'equa risposta agli interessi, alla totalità degli interessi compromessi dal fuoco e in qualche modo di rispettare l'utile e il conveniente dei cittadini. Contemporaneamente di restituire il mercato rialtino. Mi pare che tutto questo in qualche modo sia conseguente e coerente con i dubbi, le riflessioni, i mutamenti di orientamento che erano in corso a Venezia in quei primi 2 decenni del Cinquecento, già prima della crisi di Agnadello, ma continuati a maggior ragione dopo la crisi di Agnadello. E affermare che queste scelte fossero particolarmente legate a Leonardo Loredan, questo non mi sognerei di dirlo. Sicuramente non si è mai espresso esplicitamente in temi di edilizia, però che una tendenza alla moralizzazione della vita sociale veneziana ci sia stata e quindi abbia caratterizzato un po' l'impostazione generale nei confronti della città, questo mi sembra di poterlo dire, e le grida del Consiglio dei 10 o del Senato o dei provveditori sopra le pompe circa gli abiti femminili, così come gli avvertimenti della quarantia criminale
a proposito delle manzerie, sono gli stessi termini utilizzati prima da Luca Molà, o pagamenti eccessivi, venivano pubblicamente emessi e affissi proprio negli stessi luoghi in cui era avvenuto l'incendio. Si faceva far mente locale alla cittadinanza che bisognava evitare le manzerie a cui ci si era abituati a Venezia e che invece dovevano essere evitate nella fase in cui si procedeva alla ricostruzione di Rialto. D'altra parte, la ridefinizione del campo di Rialto Novo, subito alle spalle della drapperia, della ruga degli Oresi, conseguente al nuovo disegno della chiesa di San Giovanni Lemosinario, di cui ci parlerà domani Gianmario Guidarelli, ci mostra con chiarezza, per un verso, la volontà di innovazione alla quale risponde l'impianto planimetrico, ancora una volta, del piccolo manufatto religioso, con un certo rigore cerca di rispettare i rapporti matematici suggeriti da Leon Battista Alberti per le chiese di piccola dimensione. Peraltro l'intenzione di non stravolgere è evidente qui, in questo disegno che ci riporta la pianta della chiesa, la pianta delle abitazioni del Piovano verso la ruga vecchia degli Rusa Vecchia San Giovanni e la parte retrostante verso il campo di Rialto Novo. All'interno della chiesa, in qualche modo l'intenzione di non stravolgere, ma in qualche modo anche di introiettare le innovazioni suggerite da Leon Battista Alberti. Sappiamo che Antonio Abbondi non era un uomo colto, non leggeva i trattati d'architettura, ma alcuni caratteri probabilmente erano nell'aria. Certamente nell'innovazione che lui porta alla planimetria di questa chiesa di piccole dimensioni c'è anche la condizione posta e visibile nella planimetria che vi ho mostrato un momento fa, dell'allineamento con la casa del Piovano, che va rispettata perché rappresenta l'allineamento con il campanile trecentesco rimasto in piedi dopo l'incendio e con la ruga vecchia San Giovanni, e quindi un atteggiamento generale che consisteva nel porsi obiettivi di riforma, accettando però di adattarsi all'esistente. Che mi pare appunto accettato qui, come forse nella ricostruzione, non so se ne parlerà Gianmario domani o no, della chiesa di San Matteo, la terza chiesa dell'area realtina, nella quale di nuovo compariva un impianto a croce greca cupolata iscritto in un quadrato. Un ultimo breve cenno per segnalarvi un periodo di transizione e in qualche modo anche di cambiamento ed atteggiamento, quello dell'ultimo periodo, l'ultimo edificio costruito in questo periodo, che è quello del Palazzo dei Camerlenghi, destinato a ospitare nuovamente il tesoro dello Stato e le magistrature preposte alla giustizia vecchia e nuova, dopo il riordino complessivo di tutto il resto del mercato. Questo è invece interamente rivestito di pietra d'Istria con inserti di marmi policromi, articolato su tre piani, due di maggiore altezza, separati da fasce orizzontali sghembe a congiungere altezze diverse. Esso identifica, a mio modo di vedere, la fase di passaggio immediatamente successiva a quella alla morte del doge Loredan. L'edificio non era stato rifatto ex novo, anche questo è una ristrutturazione su se stessa di due edifici preesistenti, però è caratterizzato caratterizzato anche da due diverse strutture portanti, all'interno queste cose sono visibili in maniera molto chiare, ma da un involucro lapideo molto decorato, a differenza di tutto il resto del mercato. E non a caso l'iscrizione posta in facciata si riferisce al doge successivo, al doge Andrea Gritti, come artefice dell'opera, e si parla del 1525. 1525 è la data di inizio di questa operazione di ristrutturazione, perché l'edificio è stato realizzato di nuovo solo in 3 anni, se ci pensiamo oggi ci fa impressione parlare di questi edifici di questa importanza che in soli 3 anni riescono a essere realizzati. Comunque tra il 1525 e il 28, nel quadro della ricostruzione di tutta l'area realtina dopo il fuoco,
L'edificio è ancora abbastanza arcaico, tanto che la struttura interna ce lo evidenzia in modo molto chiaro, ma si propone un abbellimento importante della vista del mercato dal Canal Grande e dal ponte, congruente con il ruolo particolarmente importante degli uffici ospitati, quelli del Camerlenghi di Comune, del Tesoro dello Stato, e forse con una volontà di rinnovazio alla romana del successore di Leonardo Loredan, comunque improntato ad una magnificenza che vedete in questi dettagli assai più evidente di altre fabbriche pubbliche realizzate negli anni di poco precedenti. Grazie. Bene, complimenti anche per questa relazione. A questo punto avremmo finito.